qui vi trasmettiamo da le terre libere. Siamo qui io, Riva oggi e Remberg, che ce l'avete in audio. Fai un saluto, esatto, compagno. Salute a tutti. Oggi, lunga vita e prosperità. Oggi siamo qui per affrontare un classico, giusto? Un gioco storico che ha fatto storia. Fantastico. Sì? Beh, uno dei migliori giochi mai usciti. Vedi, è il suo terzo gioco. Io è la prima volta che lo gioco con qualcuno. Fino adesso ho perso col PC malamente. E l'ho trovato un bel gioco fantasy, perché tutte le partite che ho giocato ha vinto il comunismo. Come giusto che sia. Nella terra dei tuoi sogni, sì. Parlacene un po', tu com'è che l'hai conosciuto? L'hai conosciuto dopo poco che è uscito, immagino. Beh, in realtà era uscita non da tantissimo la lista. Intanto spero si senta il mio audio, quindi nel caso fateci sapere. Sì, in caso fateci sapere se ci sono problemi con l'audio. Quindi avvisateci di questo, poi nel caso ripeto se il mio audio non arriva. In realtà l'ho preso ancora una delle prime, l'edizione Asterion, mm-hmm, che in realtà è quella che c'era, che tra l'altro ricordo ancora era uscita fallata, perché all'epoca l'Asterion faceva anche le cose fallate, con i segnalini sostitutivi. Però la Deluxe Edition, quindi quella in italiano con il tabellone incartonato e non la mappa stradale, perché i giochi della... Ciao, guarda che ci salutano tutti dalla chat, sono collegati. Oh, bene, fatemi sapere se sentite la mia voce. Esatto, aggiornateci sulla qualità del segnale. Sì, perché ci sta trasmettendo da oltre la cortina di ferro e lì la webcam, esatto, non ce l'hanno, è tutta all'appannaggio del partito. Ma anche la trasmissione ogni tanto potrebbe dare problemi. Esatto, quindi avvisateci di tutto. E quindi no, il gioco l'ho preso sostanzialmente, ero ancora quando facevo acquisti compulsivi senza sapere niente. Adesso li faccio compulsivi sapendo di essere compulsivo, come tutti noi. Esatto, all'epoca ero tipo, andavo in negozio, vedevo sti scatole, dico fico, ho visto una falce e martello e tutto. Ha visto la falce e il martello lui. E quindi da lì l'ho preso. È un gioco a cui sei molto affezionato, l'hai messo anche tra i giochi per conquistare una donna, giusto? Sì, attualmente la mia ragazza l'ha conquistato con quello, quindi posso confermare che funziona. Gli hai lasciato i comunisti o l'hai fatta giocare con i popoli liberi? No, lei per scelta vuole gli Stati Uniti, perché è appassionata agli Stati Uniti e si ostina a perdere con gli URSS, con gli Stati Uniti contro l'URSS, perché è una sfida impari, però... E tu l'hai fatta perdere, hai fatto una partita introduttiva, immagino, comunque per insegnare il gioco. Non esiste una partita introduttiva con no, me. No, con te no, immagino, deve essere stato un colpo di fulmine, veramente. La classica partita dove perdi subito. Esatto, perché questo gioco qua diciamo che c'ha una curva d'apprendimento che non è selvaggia, ma diciamo che una volta che uno si mette sulla china riesce ad asfaltare l'avversario, giusto? Diciamo che il gioco non è asimmetrico nelle regole, ma è asimmetrico nelle carte. E quindi bisogna conoscere molto bene le carte, e se un giocatore le conosce e l'altro no, l'altro lo asfalta, letteralmente. Poi basta un po' entrare nel meccanismo. Se tutti i due giocatori conoscono le carte, diventa un bel gioco che può arrivare alle 3 ore. Io ho fatto partite con un mio amico in particolare dove si arrivava alle 3 ore. E se non si conoscono le carte, quanto può durare? Credo che la vittoria più rapida, allora, togliendo il setup che a volte è, secondo me può durare anche una mezz'ora. Cioè, di solito se non conosci il gioco al terzo turno puoi perdere. Sì, a me è capitato per un errore mio, devo dire, ma contro l'intelligenza artificiale dell'app che andremo a vedere tra poco ho perso. Oggi, nonostante giochi contro un giocatore attempato e esperto come il compagno Remberg, mi sono armato di quanto necessario per tenere alto l'onore degli Stati Uniti d'America, ovvero la ricchezza delle nazioni di Adamo Smith, ovviamente, e abbiamo ovviamente la Sacra Bibbia qui con me per aiutarmi in questa improba impresa, nonché questo bellissimo cappellino della Bubba Gump. Ok, io ho il Che fare di Lenin, se ti interessa. Ma non ti crede nessuno. Dopo, allora, guarda, sfida accettata. Dopo posterò una foto su Facebook con il Che fare di Lenin. Challenge accepted. Ok, cosa dici se iniziamo a giocare? Così iniziamo a parlare un po' più della plancia e mostriamo alla gente di che si tratta e smettono di vedere il mio faccione barbuto. Vai, ci siamo. Andiamo. E comunque chi ha detto che... allora, io faccio cose sbagliate non è vero.
e soprattutto chi non ha mai avuto il coraggio di affrontare questo gioco deve trovare il coraggio. Sì, devo dirti la verità, io da neogiocatore sono rimasto sorpreso dalla facilità con cui si fa avvicinare e poi ovviamente dalla profondità con cui che chiede poi per esplorarlo. Poi hai avuto un buon maestro, diciamolo. Sì. E ci sei? Riusciamo a partire? Io ci sono entrato. Eccoci in gioco. Eccoci qua, anche io sto entrando. Iniziamo già a parlare esatto dell'ambientazione. Cosa dici? Allora, siamo in piena guerra fredda, pienissima. Siamo praticamente nel 46, perché il gioco durerà 10 turni e tarate ad annate, quindi c'è Stalin. Adesso voi non l'avete sentito, ma in realtà quando nella versione digitale, quando inizia il gioco, c'è Stalin che ti saluta. Sì, sì, in sottofondo dovremmo avercelo. E quindi io sostanzialmente è guerra fredda, quindi che vede contro, immagino che tutti da casa sappiate benissimo tutta la storia della guerra fredda, ne parleremo un po' durante la puntata, però Stati Uniti contro Unione Sovietica. Infatti vedete la plancia che rappresenta il mondo intero, abbiamo sulla destra l'orso rosso sovietico e sulla sinistra la nostra bandiera americana. Lei è un gioco per due giocatori esclusivamente, cosa che non abbiamo detto perché appunto è un classico, però è giusto ribadirlo. Assolutamente, per due giocatori. È totalmente card driven. Voi vedete infatti qui sotto alla plancia c'ho la mia mano di carte. Il gioco si organizza su quanti round, Rembrandt, ricordamelo un attimo. Allora sono, adesso ogni volta il problema tra turno e round, allora sono 10 turni. Ogni turno è fatto da, c'è una fase di apertura in ogni turno e poi 6 o 7 turni. Praticamente si giocano tutte le carte che si hanno in mano, appunto, è drasticamente card driven, e finché non se ne rimane una in mano. Esatto. Okay. Però i mazzi all'interno dei quali sono contenute le carte, come vedete, tutte molto tematicizzate, appunto, e legate a quel particolare periodo della Guerra Fredda. I mazzi sono diversi e compaiono certe carte in momenti diversi. Difatti tu mi dicevi nelle prime partite che il giocatore dell'URSS è avvantaggiato nella fase iniziale della partita. Sì, diciamo che risiede un po' nella parte storica. All'inizio del, dopo il post-guerra, l'Unione Sovietica era molto forte e qui nel gioco lo si vede, quindi l'Unione Sovietica è abbastanza potente. Poi, man mano che il gioco avanza, purtroppo lo statunitense gli arriva di quelle carte imponenti. Giustamente, perché arrivano gli anni 80, caspita. E finalmente... anche prima purtroppo, però negli anni 80 è il disastro, succedono cose brutte, almeno per me, e quindi la situazione si fa preoccupante, tanto che per chi ha le prime armi potrebbe dire ma il giocatore URSS è avvantaggiato. In realtà non è vero, perché gli USA a mio avviso sono molto più forti dei sovietici. Sì, per esperienza sì. Ah, se arrivi agli anni 80 giustamente, quindi... Se non perde prima ha ottime possibilità, perché poi le carte sono divise in inizio guerra, metà guerra e tarda guerra, veramente è la fine, anche perché purtroppo l'Unione Sovietica si sta dissolvendo man mano che il gioco avanza e quindi Gorbaciov fa quello che può, ma quindi get Reaganomics or die trying, va bene, ce la faremo. Allora, dobbiamo fare il setup. Il setup, appunto, prima di tutto, che vedete la plancia ha una serie di territori, appunto, che sono contesi. Sul lato destro andremo a vedere le tessere di controllo piazzate dal giocatore dell'URSS, che sono contrassegnate dal rosso. Se sono rosso scuro, come quella che vedete adesso, per esempio per la Germania Est, vuol dire che il territorio è controllato. Se invece sono blu scuro, come quella dell'Inghilterra, il territorio è controllato dalla fazione del fronte occidentale. Se invece abbiamo delle tessere come la Finlandia, che ha un segnalino di controllo, ma con lo sfondo bianco, in questo caso qui abbiamo invece... diciamo che c'è la posizione dell'URSS, ma non ha il controllo sul territorio. Cos'altro possiamo dire? Spiegami un attimo, ricordami un attimo la differenza tra i due tipi di territori, per esempio la Polonia e la Cecoslovacchia, vero? Cioè la Polonia che ha la gestazione rossa. La Polonia è uno stato conteso, la Cecoslovacchia no, come l'Italia lo è e la Grecia no. Gli stati che hanno una banda rossa sono stati contesi, perché storicamente sono un po' più importanti, diciamo, dal punto di vista geopolitico rispetto ad altri. E quegli stati lì concorreranno maggiormente per i punti vittoria, che vengono assegnati durante la partita delle carte
scoring, appunto, esatto, delle carte punteggio che io non ho in mano in questo momento. Io non lo devo sapere, magari tu stai bluffando clamorosamente. Non mi permetterei mai. Iniziamo dunque. Nella prima fase, quella di apertura della partita, di setup, vanno piazzati 7, giusto? 7 segnalini controllo. Tu 7, io 6. Okay. Io 6 in Europa orientale, tu 7 in Europa occidentale. Parti con un piccolo vantaggio. Vai. Io ho già fatto, posso committare. Vai. E vedrai. Così vediamo esatto dove li piazza. Polonia, strano, molto strano. Sì, io tendo a fare aperture classiche, come suol dire. Perché ci sono le scuole. No, in realtà è la mia, cioè io imparo una roba, okay, e faccio sempre quella. Ottimo, è la programmazione standard. Io invece penso esatto, che si chiama pigrizia. Uno di qua. Poi io vado sempre a imbancarmi in territori che non controllerò mai, ma forse questa volta è il caso di cambiare un po' strategia. Non so se l'hai già fatto, se vuoi zoomare anche sull'Europa, visto che la versione digitale è questa cosa comoda. Molto bella, appunto. Che c'ha lo dico già, la versione digitale è fatta veramente bene, ma la versione fisica è sempre meglio. Beh, penso che sul tavolo faccia un bel impatto, giusto? Forse lo fa anche troppo, perché il problema è che uno vede sto tabellone e dice oddio, e prende paura e scappa, quando in realtà il gioco, vedremo, è umano. Sì, di per sé non ha meccaniche particolarmente difficili. Ho piazzato i miei segnalini, adesso committo e iniziamo turno 1 col faccione del baffo, vedete? Vediamo. Il buon vecchio Giuseppe Dagori. Eccolo qui, che mi saluta. Allora, adesso c'è la fase di apertura, vuoi spiegarla a te? La fase di apertura, nella fase di apertura, infatti vedete, select a card to headline, noi scegliamo una delle carte della nostra mano, per la quale, che sarà attivata solo sulla base dell'evento che la caratterizza, perché le carte potranno essere usate in vari modi. In questo caso qui attiveremo solo l'evento che è scritto appunto sotto ciascuna. Noi abbiamo il gioco in inglese, quindi vi tradurrò piano piano ogni volta. Allora, in questo caso qua non ci conviene perché ci fa fare punti. Questa, io ho scelto la come mia, vedete, ci sono le carte contrassegnate da due tipi di stelle, fra le più evidente anche sotto. Abbiamo le stelle rosse, e vuol dire che sono eventi che appartengono all'Unione Sovietica. Se io giocassi questa, si attiverebbe l'evento per il nostro compagno Remberg, cosa che noi non vogliamo. Quindi mi conviene trovare o una con una stella contesa, come vedete, metà bianca e metà rossa, che non sarebbe male considerando che lui è particolarmente forte. Questa infatti gli dà una penalità, gli darebbe una penalità per tutto il resto del round. Oppure una completamente bianca come questa, ma non ci conviene ancora, vediamo di usarcela dopo questa, perché ci andrebbe a togliere dei segnalini che al momento non sono ancora stati piazzati. Questa non sappiamo, questa va a cancellare la sua, come vedete la giochiamo nella fase di headline per cancellare la sua attività, ma non sapendo cos'ha e confidando nella sua clemenza, direi che giochiamo questa qui, tanto per darci un po' di vantaggio. Vengono rivelate contemporaneamente. Tu hai giocato la Formosan Resolution. Quindi è una carta tua. Quindi una carta mia. Come mai? Ho deciso di darti questa carta. Che ho deciso lasciarti Formosa. E io adesso credo che farò la mia classica apertura. Tu sai qualcosa di questa Formosan Resolution? Che cos'è? Allora, la risoluzione di Formosa è praticamente, stesso qui, adesso la faccio in un modo molto veloce, gli Stati Uniti hanno detto, cacchio, non abbiamo l'Asia, c'è Cina per tutto, andiamo a rompere le palle da qualche parte. Allora, più avanti lo faranno in Vietnam, nel frattempo hanno fatto un accordo con Taiwan, e quindi Taiwan era praticamente un protettorato americano. Infatti, ha cambiato il colore sì, allora, in Taiwan, più ora è uno stato conteso tuo. Eccolo qua. Qua è Taiwan, viene considerato uno stato conteso mio fino alla fine del round, giusto? Sì, fino alla fine della partita, se non ricordo male addirittura. Perché adesso è un evento sempre attivo. È un evento sempre attivo fino alla fine della partita, però noi, se mi ricordo bene, non andremo a fare punti in Southeast Asia in questa prima fase della partita, giusto? Direttamente in sud-est asiatico no, però potrebbe esserci la carta dell'Asia. Allora, io faccio un'apertura classica. Vai. Allora, io sono abituato a fare un colpo di stato in Italia,
Quindi io proverò a farlo. Ti dico il risultato e capirai se è andata bene o male. È andata... Noi non vediamo, perché qui c'è il tiro di dado, giustamente. Lui sta tentando un colpo di stato e deve tirare dei dadi. Vedete, appunto, ha giocato la carta con potere 4, perché il numero che sta sulle stelle assegna il potere di quell'azione, e deve tirare un dado. Il deck è andato ovviamente malino. Insomma, mi hai tolto due. Poteva andarti meglio, ma comunque mi hai tolto il controllo dell'Italia. Esatto, allora, intanto che tu pensi, io spiego se vuoi cos'è un colpo di stato. Sostanzialmente una delle quattro azioni del gioco, è una di quelle che mi piace di più, però ha uno svantaggio, come altre azioni, si tira il dado, perché diciamolo da subito, il gioco ha il dado. Come ogni wargame, questo è un wargame molto atipico, non è neanche detto che si possa chiamare wargame, sono due varie teorie di pensiero, comunque questo non importa. Il colpo di stato serve per togliere influenza dell'avversario e metterne di propria, possibilmente. E allora, e come funziona? Allora, si tira, sostanzialmente, si sceglie una nazione che sia permessa, attualmente il DEFCON è quel valore che vedete in alto e rappresenta quanto il mondo ha paura della guerra nucleare. Quindi quanto è vicina la guerra nucleare? 5 è lontanetta, a 2 ci si sta cagando in mano, il dito è sopra il bottone. A 5 si possono fare colpi di stato ovunque, io l'ho fatto in Italia, quindi in Europa, su uno stato conteso, quindi con la barra rossa. Questo ha comportato che il DEFCON è sceso di un livello, quindi per ora saranno vietati colpi di stato e tiri di allineamento, che vediamo cosa sono dopo, in Europa. Allora, io l'ho fatto in Italia, si tira il dado, al valore del dado si aggiunge il valore numerico della carta e a questo si sottrae, sembra un'equazione, il doppio di punti di stabilità della nazione. In questo caso l'Italia era 2, che è un valore medio-basso, quindi 2 per 2 è 4. Che mi ha portato... Io ho fatto 3 al tiro di dado, sostanzialmente, se non ricordo male. Ho fatto un tiro abbastanza normale, non molto alto, perché sono sfigato con i dadi. Tra l'altro, io adesso penso che colpi di stato non te ne farò, però il caso del DEFCON, che si è abbassato a 4, mi ha portato alla mente il fatto che ci sono vari modi di vincere e di perdere la partita, giusto? Di cui non abbiamo ancora discusso. Uno di questi è portare il DEFCON a livello 1, cioè alla guerra nucleare. Chi lo fa perde la partita, giusto? Esatto, che è una cosa meravigliosa del gioco, perché rappresenta perfettamente l'ambientazione, cioè è proprio ambientato, perché nel mondo la guerra fredda si basava sul fatto che sì, io ero più figo, più forte di te, ma nel caso sei tu il cattivo. E questo è rappresentato in maniera perfetta dal DEFCON. Perché sotto al DEFCON, quel valore, c'è un carro armato, quel carro armato sono le operazioni militari che uno deve fare, altrimenti perderà punti. Quindi tu devi essere aggressivo, devi essere militare, devi far vedere le palle sostanzialmente, ma non devi scatenare la guerra mondiale, perché sennò sei il cattivone. Esatto. Quindi adesso vediamo cosa fare noi. Allora, io non ho intenzione di dargli questa carta qui, che è molto forte nel suo caso, e direi che di vantaggi ne ha già abbastanza. Di conseguenza posso usarla nel caso non voglia. Difatti vedete che qui a destra compaiono i segnalini della falce e del martello, perché se la usassi per questi scopi, il primo è attivare l'evento, che è appunto il testo scritto sulla carta. In questo caso qua gli permetterebbe di ricollocare 4 punti influenza su territori non controllati da me, che sono tanti al momento, visto che la plancia è vuota. La terza sono i riallineamenti, che è un'attività che non ho usato tanto, ma serve sostanzialmente per abbassare l'influenza dell'avversario su un territorio, sempre con un tiro di dado. Sì. Con un doppio tiro di dado. Il terzo è l'ultimo, cioè il penultimo, è il colpo di stato, che è quello che ha utilizzato lui, che possono arrivare addirittura a invertire il controllo di un territorio, ed è molto forte. Oppure l'ultima è la corsa allo spazio, appunto, che è quello per cui la posso usare senza concedergli il vantaggio dell'evento, ed è quello che farò. Anche per la corsa allo spazio, come per altre cose, bisogna tirare il dado. Infatti vedete qui a destra compare il nostro tiro. Se noi abbiamo fallito miseramente. Vedete, infatti abbiamo fatto un 4 e non era sufficiente. Con quant'è che si passa? C'è scritto, allora, come vedi, c'è scritto 1 e 3. Il primo giro 1 e 3, quindi è 1 e 3. Okay. Ok, tu mi hai buttato via la destalinizzazione, non sono quindi problema, è un 50%, noi abbiamo fatto 4, abbiamo fallito, buttato via la destalinizzazione, vediamo cosa combina il nostro compagno. Io adesso vado a mettere dell'influenza, che è un tema molto
Io adesso sì, molto caldo farò al momento, una mossa vero? Un po' strana, probabilmente ai più sembrerà una mossa abbastanza insensata. Aspetta che vedo un attimo come ho fatto il mondo. Io non seguo tanto. Forse farò aspetta, penso che farò qualcos'altro ora che vedo. Oddio, un attimo che controllo, le carte sono così, sono collaba, niente di che, speravo meglio. Tra l'altro non riesco a seguire bene la chat, ma c'è qualcuno, io vi faccio la domanda subito, c'è qualcuno in chat che l'ha già giocato, che conosce le carte, magari che ci può dire anche bravo cretino che hai giocato quella, dovevi giocare quell'altra, perché sarei curioso appunto di sapere se ci sono giocatori attempati e scafati come il nostro compagno Renberg, anche per capire con quanta gente sto facendo una brutta figura. Hai scelto, compagno? Sto facendo un attimo, perché come sempre faccio un casino della Madonna con... Quanti dadi stai tirando? Influenza. No, sto posizionando influenza, che devo vedere come farla bene, quindi vedrai che ci sarà qualcosa. Solo che devo capire bene cosa, perché la mia vista è ridotta in questo momento. Ok, andiamo qui. Risico per gli ingegneri, beh, direi che no, cioè se vogliamo insultarlo, ma... No. Chi è che risico per ingegneri? No, tutto, ma no. Allora, tu che cosa hai combinato? Ti sei preso il Libano, mi pare di capire. Sì, allora, io ho posizionato segnalini influenza, che è l'azione base del gioco. Io ho scartato una mia carta senza attivarne l'evento, per quanto fosse stata molto bella, ma l'ho scartata. Tu puoi cliccare sulla pila di scarti e farla vedere. Giusto. E ho posizionato segnalini influenza. Per posizionare il segnalino influenza, allora, che nel gioco sono i tassellini, esatto. Qui basta. Allora, bisogna andare o in una nazione dove si è già presenti, oppure in una che sia direttamente connessa. Dal punto di vista storico vuol dire che si va un po' a influenzare, diciamo, l'orientamento di quella nazione. Sai che penso che giocherò un evento io? Basta che sia bello. Cos'è il piano Marshall in mano? No, purtroppo no, perché il piano Marshall, per chi non conosce il gioco, è veramente forte all'inizio, è una delle carte più forti che c'ha gli Stati Uniti all'inizio, ma purtroppo non mi è capitato. Tissard, so spiegare bene, ora che vedo. Tanto leggo la chat, tu che fai? Risico per ingegneri, cosa vuol dire questo risico? Ma proviamo a far così. Questo dovrebbe essere insegnato nelle scuole. Ok, io ho il 50% di riuscire. Infatti, vedete, l'interfaccia è molto carina, perché io ho giocato l'evento, che tra un po' vedrà anche il nostro compagno. È un evento appunto di guerra. Abbiamo il 50% di possibilità di successo e la possibilità di prenderci due punti. Cos'è? India e Pakistan? Esatto, è India e Pakistan. Quindi abbiamo successo con 4, 5 e 6. Vediamo se ce la facciamo. Sì, ce l'abbiamo fatta, quindi abbiamo preso due operazioni militari e due punti vittoria. Che culo. Perfetto, infatti vedete qui in alto gli US sono a due punti. America! Ottimo. Ok, io giocherò una carta punteggio. Vai. Cosa c'hai in mano? E faccio 6 punti. L'Europa? Eh sì, per forza. Sì. Allora, se vuoi andare adesso, se vuoi far vedere cosa abbiamo giocato, perfetto, clicca, che così... Allora, vuoi spiegare, ti ricordi com'erano i tre, i ma quattro sai, campi? Allora, ti dico, sono sincero con te, questa, la fase appunto dei quattro campi, di come vengono valutati, non mi è ancora ben chiara. Infatti io vado sempre a vedere in fondo, e se il numero è alto, perché poi si fa la differenza tra i due, giusto? Ma è esatto. Il caso che ci spieghi esatto la differenza tra presence... Tra allora, domination molto... Allora, la presenza bisogna esserci, controllare una nazione. Controllarla, quindi deve di base essere... qualcuno deve controllare qualcosa. Deve raggiungere il numero. Sì. Domination vuol dire, la dominazione vuol dire avere, controllare più stati contesi dell'avversario. Quindi quelli con l'intestazione rossa. Sì, e più nazioni in generale. Ok, quindi la maggioranza, diciamo. Esatto, okay. Il controllo vuol dire controllare più stati dell'avversario e tutti gli stati contesi. Ah, ok, tutti gli stati contesi, quindi c'è questa... Ecco, questa carta dell'Europa è un po' particolare, poi vabbè, come vedete ci sono punti per ogni stato, i battleground country che sono stati contesi danno più uno, poi i punti delle nazioni della superpotenza adiacente, insomma ci sono qualche piccolo modificatore per i punti.
L'Europa è un po' particolare perché è una carta che se un giocatore ha il controllo, vince. Ok. Okay. È una situazione più estrema di vittoria, cioè vuol dire generalmente vuol dire che stai giocando contro uno che non, si è, che non sa giocare, non ha capito il gioco. Perché le altre condizioni, abbiamo detto che le possibilità di perdere sono la guerra nucleare, la possibilità di vincere è il controllo dell'Europa, ma non è l'unica. Difatti ci sono dei punti, giusto? Esatto, ci sono i punti. Quanti sono? Allora, si arriva al primo giocatore che finisce un turno a 20 punti, ha vinto. Attenzione che i punti non sono di tutti e due i giocatori, cioè non è che ognuno accumula i propri punti. In questo momento l'Unione Sovietica ha 4 punti, se gli Stati Uniti guadagnano 4 punti si va a 0. Quindi è un indicatore che va avanti e indietro. Perfetto, io intanto vedo di muovermi un po'. A fine partita, se arriviamo al decimo turno e nessuno dei due ha vinto prima, si guarda chi ha più punti, quindi dov'è arrivato quello. Perché la carta tua? Sì, io mi sono ampliato un po' in Asia perché tanto l'Europa è andata. Quindi so benissimo, vi spiego da un punto di vista del gioco, lui adesso ha giocato la carta di scoring dell'Europa, quindi non verrà fuori fino a un rimescolamento del mazzo, quindi non ha senso investire in questo momento su quei territori là, a meno che lui non diventi troppo pesante, perché comunque prima o poi tornerà fuori, quindi tanto vale investire su altri territori che prima o poi verranno fuori all'interno dello scoring di questo round. Allora, io quasi quasi gioco l'artiglieria pesante. E no, oppure lo faccio dopo. Non so se farti già un bel colpo di stato. Allora, fammi vedere. Dove vuoi farmi un colpo di stato? Israele? Allora, avere Israele è figo. Però 4 devo fare tipo. Esatto. È pressoché impossibile. Perché però il giocatore che ha quella, perché tutto il gioco si basa sulle differenze di potere. Infatti i punti non vengono assegnati a uno e all'altro, ma è un tiro alla fune. Quindi se vengono assegnati i punti all'altro e l'altro è in positivo, vengono sottratti al giocatore in vantaggio. Il primo che raggiunge 20, appunto, quindi una differenza di 20 punti e l'altro sta un vantaggio di 20 punti, vince la partita. E lo stesso vale nei territori. Israele, vedete, infatti io non ho il controllo, perché per controllarla bisogna avere 4. Io faccio una mossa da pusillanime, ma la faccio. Maledetto! Pochi maledetti e subito! Lui ha giocato un'altra carta di scoring, vedete? Ha giocato e si prende altri 3 punti e va a 7. Noi invece andiamo avanti con il passo della tartaruga. Quindi io avevo almeno 2 carte punteggio in mano, che è tipo bello, ma anche ansia. E all'inizio, ecco, è vero che all'inizio come posizionamento l'USA è messo un po' meglio. Sono messi, cioè, gli Stati Uniti hanno un posizionamento iniziale migliore. Allora, io adesso vorrei espandermi. Andiamo piano piano col passo della tartaruga. Slow and safe. Lo so tu cosa fai. Cosa faccio io? Guarda, sono abbastanza convinto che tu andrai a Oriente. È andato via il Medio Oriente, è andato via l'Europa prima o poi. In questa fase qua ripetiamo. Hai giocato duck and cover per non, senza far punti, però. Sì, hai visto. Allora, io consiglio di dopo la finita questa chat, nei prossimi giorni, di andare su YouTube e guardarvi il video di duck and cover, perché era un messaggio pubblicitario che veniva girato negli Stati Uniti contro, diciamo, aspetta un attimo, compagno, che ti sto perdendo. Il segnale dal Cremlino sta vacillando. Sta vacillando? Ok, sei tornato. Erano i venti della libertà della Polonia che soffiavano sulle stazioni russe. Ok. Allora, no, c'è qualcosa che non mi quadra sul gioco. Allora, facciamo una cosa del genere. Perché non mi fa fare una cosa che dovrei poter fare, ma probabilmente c'è qualcosa che mi sfugge, allora facciamo questo. Facciamo un colpo di stato. Che come andrà male, perché... Un sì, altro tanto colpo andrà malissimo di stato. Quel culo che ho. Vediamo. Successo! Attenzione! Caspita, dove? Aperol! Da 1, il controllo in Indonesia, con un 6, come vedete, e una carta che valeva 2. Questo è il tiro di culo, non mi succederà mai più, ma l'ho fatta. Non solo ha invertito il controllo dell'Indonesia, gli bastava 1, ma l'ha portato a 4, praticamente
Ed è stato un tiro molto sveglio, perché l'Indonesia qui è un bello snodo sia verso il nord che verso l'ovest. Ah, signore. Ragazzo mio. Aspetta, perché... Caspita. Io volevo... Quante carte si tengono alla fine del round? Caspita, ho paura di perdere. Una sola, e non può essere una carta punteggio. Una sola, giusto? Sì. Quindi io ne posso giocare una. Quindi tu hai... Sì, poi hai un'altra mossa. Esatto, questa è la mia paura. Perché ho una carta... Gli spettatori a casa che ci seguono lo sanno, quindi io farò. Sì, tanto che vedo che tu pensi, come è scritto anche Canopus, è uno spin-off. Quella che esce non è un'espansione, ma è uno spin-off relativo all'Africa del gioco. È in corso adesso la campagna di finanziamento via P500. Ah sì? Via che? Sì, via P500. Che cos'è? Ah, l'abbiamo perso di nuovo. L'abbiamo perso di nuovo. Qua ci sono. E oh, adesso lo riprendiamo. Ok, faccio la pausa ogni tanto vocale. Ditemi quando mi senti. Adesso ci sei. Ok, devo ogni tanto fare la pausa. Probabilmente quando faccio pubblicità di qualcosa si interrompe. Sì, ti censuriamo. No, noi siamo per la libertà di parola. Secondo me è il tuo partito, esatto, che ti censura. Può essere Stalin che controlla. È contro il crowdfunding, troppo liberale. Esatto, anche perché è un P500 che si fa negli Stati Uniti. Stranamente. E se vengono vendute, se vengono acquistate in preordine almeno 500 copie, il gioco verrà fatto. Perché il gioco, ricordiamo, è della GMT, spazio, è americano. Successo. Il gioco. Sì. Caspita. Io nel frattempo ho fatto una corsa allo spazio, è andata bene, quindi ho ottenuto i 2 punti. Caspita, è già 9 punti. Adesso vediamo di riprenderlo, perché se no io devo giocare questa, perché non si possono tenere le carte scoring tra un round e l'altro. Non è andata benissimo, eh? Si vede che... No, tra l'altro nei tornei devi fare le carte scoring, hanno una barra in alto, una bandina, proprio per far vedere che non ce l'hai in mano. Ah... Beh, ti è andata meglio, dai, hai guadagnato un punto. No, ho guadagnato un punto, guadagnavo di più se giocavo duck and cover per i punti, mi sa. Sì, sì, perché ti dà 2 punti. Esatto. In più adesso ne hai persi credo anche qualcun altro, perché non hai rispettato le condizioni richieste dal deck. Esatto, lo sai, sì, lo sai. E vabbè, adesso decidiamo come giocare in headline. Adesso inizia un nuovo turno, il Defcon va avanti di 1, il mondo ha un leggero rilassamento, si pescano 9 carte e si riparte con una nuova headline phase. Vediamo cosa possiamo... Allora... Brutta questa, potrei... Mamma mia, c'ho una mano, vecchio mio! Mi fai il culetto? No, purtroppo no, è tutta rossa come la mia tazza, caspita! È bella avere una mano rossa. Eh sì, soprattutto per il mio avversario. Mi gioco questa. Io in realtà ne ho anch'io una carta bruttina in questo momento. Ne ho 2 molto brutte. Allora, vediamo cosa posso giocare. Ah, questa è interessante. Per forza. Se avete consigli, li accetto volentieri. Sono per la libertà di parola e per tenere alto l'onore dei gloriosi Stati Uniti d'America. Quindi... Infatti io invece non accetto consigli, perché qui non sono permessi. Tra un po' metto la mano appunto sulla Bibbia e chiedo aiuto a lei. Io ricevo solo consigli dal Politburo. Qua mi dicono che è strano che tu faccia colpi di Stato, ma perché è una strategia... No, in realtà è ironica la cosa. È ovviamente ironica, perché io adoro fare colpi di Stato e di solito mi vanno male, e è la scusa per dire è andata male perché ho avuto sfiga con il colpo di Stato. Ah, il patto di mutua difesa al Giappone, quindi dopo Taiwan anche il Giappone. Dopo Taiwan anche il Giappone. Attento che in Vietnam è andata male, eh. Sì, lo so che in Vietnam andrà male. Andrà male, quindi, in Vietnam. Attento a cosa fai. Io arrivo, invece mi metto... Lui adesso, per questa carta qua, vedete, decolonizzazione, aggiungerà un'influenza del blocco sovietico in qualsiasi 4 stati dell'Africa o sud-est asiatico, perché appunto quando si ritira la colonizzazione occidentale avanzano le idee
rosse. Giuste. Il socialismo. Ok, io posiziono influenza, mi sa, e quindi vedrai un po' di territori nuovi col colore giusto. Eccolo qua, lui si è piazzato in Vietnam, guardalo, guardalo come, come semina. E mi sono preso l'Italia, ma per questioni storiche, perché ho mandato un po' di aiuti a Togliatti, che li ha accettati. Il compagno Togliatti. Io allora, siccome sono rimasto indietro su quel tracciato là e non ho voglia di tirare i dadi, penso che giocherò questa carta. Ah, scienziati nazisti sì. Catturati? Diciamo che... Me li ricordo un po' le carte. Esatto, vedete che lui è anche la scarti quella, se non ricordo male. Esatto, va rimossa dal gioco perché ci sono eventi giustamente che possono venire una volta sola. Questo è carino da un punto di vista tematico, no? E quindi quando esatto. Vengono usati, se non vengono usati per l'influenza, vengono scartati. Cioè non scartati, vengono proprio rimossi dal resto della partita. È come questa qui. Noi appunto abbiamo un autosuccesso e dovremo appunto raggiungerlo sulla scala della luna. E quindi fai un punto. Hai lanciato anche tu un satellite. E quindi lanci un punto. I russi sono stati i primi a mandare un... Certo, un essere umano nello sono spazio. Stati i primi a mandare un satellite, lo Sputnik se non ricordo male, sì, la i patata. Primi a mandare un cagnolino, un animale Laika, che mm-hmm. è quello che tenterò di fare fino a molto, i primi a mandare un uomo e poi hanno avuto qualche problema con la luna. Ma... Difatti vedete che anche qui sul tracciato della Space Race c'è il satellite che abbiamo inviato tutti e due, poi ci sarà l'animale nello spazio, l'uomo nello spazio, l'uomo in orbita attorno alla Terra, l'orbita lunare, fino alla stazione spaziale. Io ripeto un colpo di stato. Di nuovo, ma che strano. E ho successo. Caspita. Dove? Ma dai, ma fai davvero? Perché voi dovete capire che lui sta facendo questi bei colpi di stato maledetti per piazzarsi in giro. Perché il giocatore, se non usa colpi di stato, per piazzare la sua influenza deve partire da un territorio che è già controllato. Infatti, noi andiamo in Middle East. Prima l'Iran era mio. E da là ero partito per prendere l'Afghanistan e il Pakistan. Adesso lui me l'ha tolto e piano piano proverà anche ad espandersi in teoria verso l'Asia, togliendomi questo bello snodo verso il Medio Oriente. Io qui in Medio Oriente ho un problema perché non ho più controllo su niente. Devo spingere e finanziare un po' i sionisti di Israele. Ma con cosa? Che ho tutte carte che gli vanno a vantaggio suo. Io nel frattempo mamma sento, mia. Non so se lo sentite anche da casa, non sta torturando nessuno, credo Franz, ma è la sua cocorita. Caspita, il pappagallo, l'avete sentito? Sì, che non è addestrato giusto, cioè non dice Nixon, cioè parla in pappagallese. Posso usarla questa di nuovo? Adesso me ne sceglierei effettivamente un'altra. Questa mi spaventa. Questa gli dà un sacco, so, una mano ragazzi, che è che voi non le conoscete, ma... Vedete queste, ma potremmo usare questa Laminate? Sì, io penso che userò questa perché vedete questa qui, che tra un po' lui vedrà. Il giocatore scarta una carta di valore 3 o superiore, ok? Che comunque sarebbe sua se non scartiamo questa, ma vediamo di scartare. Cioè, la scelgo io questa? Sì, non è a caso. Boh, e allora scarteremo questa. E poi vengono rimosse tutte le influenze degli Stati Uniti in Germania Ovest, che al momento non ce ne sono, quindi male non mi fa. Io la userei per tentare anch'io un colpo di stato, quindi vorrei tentare un se colpo poi di te stato ne penti. Ma direi di no. Vedete, qui abbiamo delle buone possibilità se il signore mi assiste. E no, il signore non mi assiste. Abbiamo fatto uno ragazzi. Fallito. E in più devo scartare questa. Toh. Come giusto che sia. Porcaccia la miseriaccia. Ah, va bene. Ragazzi, la partita è in salita. La partita è in salita. Allora. Io... c'è una cosa che mi tenta molto, devo dire. E penso che non ci resisterò molto. L'è dura, ma devo farlo.
perché c'è uno stato che secondo me tu hai lasciato stranamente scoperto. Oh, questa è la carta Cina. Sì, allora intanto spiego la carta Cina. La carta, esatto. Sfigina, la carta Sfigina. Difatti, vedete che carta è passata a me. Ce l'ha il giocatore sovietico all'inizio della partita, in mano, è aggiuntiva, è a disposizione, ed vale 4 punti. 5 se giocati in, Cina, in Asia, e quando viene giocata va passata, coperta, diciamo, all'altro giocatore, che potrà utilizzarla nel turno dopo, quindi nel round proprio dopo. Chi la possiede a fine partita, se non si perde prima, ottiene un punto. Il problema è che questa, allora, qui vedo che Franz, mi cancella la Formosa, la risoluzione di Formosa se giocata da me. Non so cosa, questa mi sfugge. Vediamo. Quindi tu hai discarte scartata se il giocatore gioca The China Card. Sì, perché ragazzo mio, non si può avere la moglie cinese, la moglie cinese e l'amante thailandese. Allora io ci riproviamo e lo riproviamo di nuovo, ma quella mi è stata proprio tanto. Difatti io farei, ce la facciamo sto giro. Oh vabbè, meglio di niente, magari il prossimo turno andiamo. La NATO ti sei giocato? Non potevo, non c'avevo il piano Marshall per perché quelle carte là, la carta della NATO non ve l'ho spiegata, l'ho usata solo per l'influenza, ma non può essere giocata se non sono state giocate o il piano Marshall o un'altra mia che non ricordo, che l'ho scartata prima, che è il patto di Varsavia. Ovviamente Varsavia, giusto. Se non vengono giocate queste non può essere usata come evento, perché appunto dal punto di vista storico non starebbe in piedi la cosa. Vediamo lui cosa combina. Come vedete manca poco alla fine del... Abbiamo ancora due azioni e sono tutte rosse. Allora, io provo... No, questa devo giocarla, devo buttarla via. Che brutte carte. Io farei una corsetta allo spazio. Proviamo a lanciare l'Aika nello spazio. L'Asia è un problema. Chissà che fallisci e che muore il cane, poverino. Fallimento, niente. Boh, che bene. Mi è scappato il cane, purtroppo. Mi è scappato il cane, lo ritroveranno sulle lune di Giove. Nel prossimo lancio manderemo il proprietario del cane. L'abbiamo mandato a colonizzare qualche pianeta lontano. Hai presente quel libro, come City si chiama, dove c'è, cioè, tipo post-apocalittico, muoiono tutti gli esseri umani e i cani ereditano la Terra e diventano una razza senziente. Non l'ho presente. Te lo dico io, no, questa ragazzi non posso usarla, ho troppo paura di usarla. Gli dà un quantitativo di controllo che non voglio, cioè è proprio brutto da vedere. Piuttosto questa, che gli diamo l'Egitto. Vabbè che non è che manchi la sua presenza qui, però tra le due veramente quella. Questa mi spaventa un sacco. Caccia la miseriaccia. Vabbè, facciamo così. Ci proviamo noi a mandare un cricetto nello spazio. E abbiamo fallito anche noi. Vedi. Ma è cattivissimo il dado stasera. E perché sta giocando con te? Vabbè, allora, l'altra partita che abbiamo fatto, ti ricordi com'è andata? Cioè, sì, è vero. Roba... Allora, io credo che giocherò una delle mie carte preferite. No, non la gioco. La giocherò. Qua mi dicono Europa. Ma sì, dopo lo facciamo. Dopo vediamo di prenderci un po' in Europa. C'è una carta che mi tenta. Mi tenta molto. Ma dato così, tanto per distrarti e tentare di guadagnare un po' di punti dalla tua negligenza. E se io gioco un colpo di stato in un territorio dove c'è già la mia presenza? Sì. No, allora io devo essere presente di base. Ah, sì? Sì. Sì, io deve esserci l'avversario, perché un colpo di stato cosa fa? Rovescia quello che c'era dall'altra parte. Sì, cos'è che volevo dire? Se c'hai tu presente, meglio. Nel senso che hai già le persone pronte a...
a prendere il posto, ad intervenire. Ma devo comunque giocare allora un colpo di stato su un territorio dove ci sei tu. Dai, faccio un colpo di stato. Bravo. Strano. Quanti ne hai fatti? Con una carta tua. Con una carta tua. Proviamo a farlo qui. Vediamo. Successo. Ma dai, dove? Sento a Panama. Sento il richiamo dei popoli che l'America brutalmente chiama il suo giardino. Mamma mia, ragazzi, e lì c'è anche un canale interessante di cui vorrei il controllo. Sta andando dappertutto questo qui. Cerchiamo di riprenderci qualche territorio qua. Tra sì, l'Europa è tutta rossa, è bella. Tra l'altro adesso io avevo voglia di fare un colpo di stato, ma come vedete, man mano che si abbassa il DEFCON, ci sono sempre meno continenti dove si può fare colpo di stato. In questo momento qui lo possiamo fare solo in Africa e Sud America, Centro America. Ti risulta, Rimberke? Allora, sì, cioè nelle continenti di minore importanza, attenzione però che tu non lo puoi fare ovviamente in uno stato conteso, perché se lo fai porti il DEFCON a 1, boom, scoppia guerra e mi dai la vittoria. Giusto, cosa che noi non vogliamo, vero? Beh, io, cioè, noi siamo ben coperti qui al Cremlino, quindi... Vabbè. Fammi vedere cosa ci inventiamo qua. Giuro. Se fossi in te, dichiarerei, prenderei una Bernie Sanders, credo sia era nato. No, doveva ancora nato. Hai al potere. E metti all'epoca. Caspita. È la tua occasione. Nasser, quindi mi dai l'Egitto. Sì. Purtroppo. Il buon Nasser che ricordiamo è stato clamorosamente. Chi era? Nasser una carta statunitense. Allora, Nasser era un militare che ha preso il potere in Egitto appunto nel primo dopoguerra e, se non ricordo male, a causa anche di figure barbine che fece il Regno Unito più che gli Stati Uniti. E alla fine arriva Nasser e dice è tutto mio, tanto che poi ci sarà una carta nel futuro che riguarderà lo stretto canale di Suez che a seguito ci verrà più uso, insomma cose varie, ma ci arriveremo. Io gioco, allora, gioco una carta che normalmente non giocherei, nel senso che la metterei negli scarti, ma voglio giocarla perché per una questione di cuore. Vedete che l'interfaccia del gioco ci aiuta perché ci mostra la presenza di ciascuno e ci dà un'anticipazione dello scoring. Qui per esempio nel Middle East lui farebbe 6 punti secchi e io non posso opporre niente, quindi sarebbe una buona idea investire magari in quei territori là. Anche solo allora, per arginare l'avanzata. Non la sapevo. Eh sì, se clicchi su... Vedi dove sono scritti i titoli? E clicchi sotto dove ci sono le due bandine. Potere delle cose digitali. Esatto, questa è una bella differenza con il gioco da tavolo dove invece bisogna tenere un sacco di cose a mente. Sì, intanto io rispondo. È normale giocare tutti questi colpi di stato. Allora, io sono un colpo di stato lista. Compagno, ti abbiamo perso. Vedo come gira. Allora, attendo la linea dal Cremlino appena si torna. Sì, vai. Mi senti? Mi sentite? Scusate ogni tanto. Sentiamo anche il compagno Stalin, mi sa, sotto. Cosa cazzo? Questo è... praticamente i colpi di Stato... io li adoro, cioè, nel senso mi piace molto, però non è la strategia... Oddio, si rischia molto la fortuna. Questa sera però non mi è andata bene, la pagherò dopo probabilmente. Mi devo piazzare influenza. Però è la questione di rischio. Grazie Canopus, ma puoi sempre mettere il filtro Ren, credo. È arrivato Fidel, sì. Io di solito le carte, ecco, una strategia che fa il sovietico è quella di giocare il meno numero minore di eventi possibili. In questo quindi caso in realtà qui... le metto via. Ah sì, dovevo rimanere con una carta in mano che è quella cinese maledetta. Caspita. Qui vediamo appunto il riassunto del livello di DEFCON e non ci sono punti persi appunto perché esatto
Ora, terzo turno, io oddio, questo chi è? Mi sembra Brezhnev. Non è sicuro che sia sovietico, a me sembra... No, forse è tuo, non l'ho fatto, non ci ho fatto molto caso. Adesso c'è un reshuffle. Perché non c'è, è Eisenhower questo? Ah, forse sì, è Ike. No, Ike, sì, forse è Ike. Ike... Che anche qui vi consiglio di guardare la campagna pubblicitaria I Like Ike, che vabbè, fa un po' uno dei primi esperimenti di marketing politico. Vedete che adesso c'è stato il reshuffle e mi sono capitate in mano carte che prima avevamo già visto, ma che sono state usate, cioè, e quindi anche lui avrà in mano, per esempio, la discard è completamente vuota, quindi tornerà fuori sicuramente lo scoring dell'Europa. Lo scoring del Middle East. Aspetta, sicuramente non è detto in questo momento, perché le carte potrebbero dal prossimo turno verranno mescolate assieme a quelle di metà guerra. Ma quindi escono tutte di noi prima ce le ha, non è detto, perché adesso c'è nel prossimo giro. Ora non ricordo più se va mescolato insieme a quelle di metà guerra, dovrei vedere il regolamento. Però se non ricordo male, sì, dovrebbero tornare. Poi non è detto subito in questo turno, ma nei prossimi. Allora, intanto io vedo che fare. Allora, questa carta è pericolosissima. Dobbiamo stare veramente attenti, però questa ci potrebbe aiutare a riprendere un attimo il controllo dell'Asia. Va, che brutto faccione, cazzo. Poi, scusate, sto commentando le carte. Piano quinquennale. Hai tanti eventi nostri, mano. Chi lo sa? Ne ho un discreto numero, ma per ora non mi lamento. Vediamo l'Europa dell'Est, che non mi ricordo. Ci abbiamo 1, 2, 3. E non sarebbe male, considerando. Sì, dai. Abbassiamo un po' la pressione, diciamo, su quel lato. Beh, bella quella carta. In realtà te ne ho giocata anche. Te la tolgo. E compagno, ti abbiamo perso di nuovo, temo. Mi senti? Compagno Remberke? L'abbiamo perso definitivamente. Gli abbiamo tolto la Polonia e gli abbiamo tolto l'aria. Remove all US influencing, one control. Pronto, mi senti? Adesso sei tornato. Ok, perché alcuni tipo Van Hector mi aveva detto che mi ha sempre sentito, quindi probabilmente mi era connesso. Allora, intanto che tu fai, rispondo a Luca. Mi hai dato una buona carta. Si può giocare contro il PC. Allora, io ho giocato come Unione, ho fatto solo due partite, e quella che ho fatto con l'URSS ho vinto al terzo turno e il bot giocava malissimo. Non so se è stato un caso, perché era la prima, non ho pari idea. Poi ho rigiocato con gli USA e ha giocato molto meglio. Solo che... sì, io ho fatto una partita di una sfiga incredibile, cioè fallivo tutti i tiri, quindi ok, play tocca a me. Vai, allora, compagno, tu cosa hai fatto? Io ti ho tolto la Bulgaria. Allora, l'Ungheria ti ho tolto. Ungheria, portami via. Allora, cosa dici se ci facciamo un bel tiretto di dado? Io dai, un bel colpo di stato, dove vuoi, cosa vuoi? Quando vuoi e dove vuoi, noi non abbiamo paura di niente. No, io aspetta che controllo, perché se tu rifiuti... Okay, sono le Olimpiadi? Sì, almeno qui giochiamo, dai. Vedi, questa me la ricordo, quella delle Olimpiadi. Allora, giochiamo le Olimpiadi. Dovrebbe arrivarti la carta delle Olimpiadi. Sì, perché mi dà che sono... Mi è arrivata qui, in questo caso qui, posso boicottarle o partecipare, appunto. Perché il giocatore, lui è lo sponsor, quindi sono delle Olimpiadi sovietiche. Io posso partecipare. Se partecipo, tiriamo il dado con lui che è lo sponsor, raggiunge 2. Chi vince, che prende 2 punti di vittoria. Esatto, ma è il doping sovietico. Se io boicotto, invece, si abbassa il DEFCON, che va a togliergli la possibilità di fare colpi di stato in un sacco di territori. Potrebbe anche tornarmi utile, devo dire la verità. Ma vorrei farli io prima. Comunque level. Luca, da quanto so non si può, rispondo a maledice, da quanto ho visto non si può regolare la difficoltà, cioè non ho trovato quel parametro almeno. No, io partecipo e ce la giochiamo, non ho paura dei dadi. Vai. Ehi là! Ha vinto l'USA 6-1, quindi i miei atleti
normalmente hanno, ecco, questo mi ricordo un episodio dei Simpson. Il doping non basta. Che praticamente diceva, dava i punti a, regalava panini in base alle vittorie americane, e qua ti è andata di lusso. Che... ti ho regalato due punti. Mamma mia, ragazzi, vedete che la fortuna è anche lì. Questa non la possiamo, non possiamo usarla come evento, questa qua, ragazzi. Quindi dobbiamo scartarla mandando Cricetti nello spazio. No, allora, intanto tu fai. No, sponda Ban Hector. No, se l'abbiamo allora, fatta. Le Olimpiadi sono generiche. Ma che ha mandato l'animale? Ce le Olimpiadi sono fatta. Generiche. Non siamo ancora nel 1980, siamo negli anni 50, no, siamo negli anni 60 attualmente, credo, come carte. No, ancora negli anni 50, se non ricordo male. Il prossimo giro entreranno 60 e 70. Abbiamo mandato il primo crocione nello spazio. L'abbiamo chiamato Rocket. Maledetto. Ah, che fortunello. Vediamo un po'. Dunque. Io farei un colpo di stato, cosa dici? No, ma infatti, cioè, in questa fase di gioco io credo siamo intorno agli anni 60. Devono ancora uscire gli IP. Sì, devono perché ancora usciranno, quindi siamo io negli anni, siamo 45-55, esatto. Secondo me sì. Strano, potevano metterlo infatti Current Turner terzo. Bella sta schermata che non avevo visto. Infatti, secondo me questo è Eisenhower, infatti mi ricordavo bene. Ma Eisenhower, vecchio pazzo. E siamo ancora nella Early War. Vedete la faccione di Giuseppe Stalin. Molto bella questa interfaccia che ci si fa vedere cosa è stato giocato da ciascun giocatore. Poi abbiamo Harry Truman e Eisenhower che chiude la fase dell'Early War. Nella fase dopo, dove ci saranno più round, difatti avremo 7 round a testa, abbiamo Khrushchev, il buon vecchio JFK, Brezhnev e quel simpaticone di Nixon. Speriamo di arrivarci a Nixon, saranno delle grosse risate. Come si è preso con la decisione? Perché sta arrivando. Alla velocità di un treno sovietico? Noi abbiamo tempi sovietici. Ha fatto il... Mamma mia, guardate come ha aumentato la presenza in Southeast. Qua se facciamo lo scoring si prende 4 bei punticini il maledetto. Non possiamo, signore e signori, non possiamo. Senti il pappagallo come ci sta dando consigli, secondo me, attacca lì, fai un colpo di stato. Mamma mia, facciamo un tiro di ieri. No, perché il problema, tra l'altro, è che se io voglio piazzare influenza su territori che lui già controlla, caschiamo male. Io farei così. Ci togliamo quella e cerchiamo di prenderci il pappagallo che volevo. In realtà il pappagallo è una spia del KGB, voi non lo sapete, ma in realtà mi sta dicendo tutte le carte che ha. Ah, perché caspita, non posso piazzare, non posso fare colpi di stato in Asia perché siamo già al 3. È terribile, sì, questa cosa! Puoi fare solo il Medio Oriente. Ma... vabbè. E allora guarda. Ci prendiamo l'India. Ah, il corridoio Pakistan-India. Con De Gaulle che guida la Francia. E quindi mi dai anche la Francia. In Asia almeno abbiamo decisamente più punti. Però sono due scoring diversi, il Southeast. Southeast al momento gliene dà 4. Noi al momento ne facciamo 6 in Asia. Arrivarci. C'è già allora... la carta scoring in Southeast, no? Non mi ricordo. No, arriva al prossimo giro. Prossimo giro, quindi in Southeast dovremo essere coperti. Io vorrei fare la corsa allo spazio, ma devo farla con una carta mia. È un po' strana questa situazione, perché le tue, una è bassa e una è alta, e non te la do neanche se muoio. Ma se fai la corsa allo spazio non viene attivato l'evento? No, ma la carta va negli scarti, io non voglio che vada negli scarti adesso. Ah, te le stai, va. Te le tieni così? Ma non c'è, ascolta, che da voi, scusa, la proprietà privata non è stata abolita da voi? Condividi, no, caspita, da noi, condividi! Assolutamente no.
condividi, noi siamo per la libera circolazione delle merci e delle persone, dai, e facciamole girare queste carte, falla girare. Attenzione, Laika è andata. Caspita. Primo pastore del Caucaso nello spazio. Allora, facciamo così. Allora, ti ho raggiunto e quindi tu non potrai fare due corse allo, non puoi più fare due corse allo spazio, che era il bonus che avevi fino a questo momento. Fino a questo momento. spero sia riferito alle carte, Nector. Forse sì, è un'aquila. In realtà è vero, tu hai là, non è un pappagallo, è l'aquila. È la mia. Quindi aquila, dovrei avere un orso qui praticamente. Allora, questa qui, la guerra arabo-israeliana. La guerra arabo-israeliana. Caspita. Una coalizione pan-araba invade. Ma lì intorno abbiamo Libano e l'Egitto, poveri israeliani, non li vogliamo lasciare nel Eastern Europe. Caspita, sai. Però allo stesso tempo io gli direi, vediamo dove la piazza, perché c'è la possibilità di giocare le carte, io la voglio usare per mettere influenza, però prima voglio vedere dove la piazza lui, quindi la gioco prima, gli faccio, gli attivo l'evento e vedo lui dove la piazza, e in un secondo momento allora posso in caso mitigare l'effetto. Lui adesso grazie a questa piazza aggiunge uno in ciascuno di quattro non controllati. Cacchio, avevo perso la Polonia e non me l'ero accorto. E riprendiamocela. Sì. Poi io dico: Tito, stai buono e ti do un puntino anche a te. E l'Ungheria, ho sentito che sono di strani movimenti e ne mettiamo uno lì. E in Bulgaria fanno dei brei computer e quindi in Bulgaria. La Bulgaria era considerata la parte, lo stato scientifico dell'Unione Sovietica, è nota perché era, era dove nascevano i computer sovietici, era in Bulgaria, era una delle nazioni più avanzate. Te, non lo sapevo, assurdo. Allora io qui ce ne ho tre da piazzare, io arginerei, siccome questo è facile da controllare. L'aquila sotto tortura sovietica. Vai. Vediamo cosa fa. Vedete che c'è una forte componente non solo di gestione mano, ma anche di controllo territorio. Per vedere lui dove ha il controllo. Allora, mamma mia, in Europa fa un sacco di punti. Dobbiamo investire di più in Europa. Allora, ricordiamo una cosa che vedi, Canopus conferma. Per ora sono usciti, ci sono i punti di metaguerra per Europa, Medio Oriente e Asia. Dal prossimo giro ci saranno tutti, quindi anche Centro America, Sud America, Africa e Sud-Est Asiatico. Quindi tutti. Non vanno dimenticate neanche queste nazioni. Quindi meglio investire, dici, piuttosto che pentirsene dopo. Direi di sì. Io gioco una carta tua, ma tu la giochi dopo. Io direi che vado la nostra presenza in quei territori periferici è pessima, quindi forse dovrebbe arrivare la conferma. Abbiamo creato la CIA, suppongo che Bulgaria sia la Bulgaria, ma sì. Bulgaria, portami via, come si suol dire. E, tra l'altro, dalla Bulgaria, ricordiamo, viene anche c'è una forte squadra di Quidditch. Caspita, ce l'avevi tu il piano Marshall? Chi lo sa? No, lo vedo adesso, mi hai mostrato la mano. Sì. Perché ho la CIA. Beh, immagino che tu l'abbia capito, che non lo vedevi. Io sto vero, caspita, siamo alla fine. Se lo sei tenuto dall'inizio. Certo. Ma sei una persona brutta. Scusami, ti pare che io vada a dare... In Europa ci pensiamo noi a portare i soldi e amore e libertà. Mamma mia, soprattutto... faccio un colpo di stato adesso, proprio di rappresaglia. E lo voglio in Venezuela che c'è il petrolio. Non ce la faremo mai, ma lo facciamo lo stesso! E invece no! Ci siamo riusciti! Abbiamo il Venezuela! Ma che maledetto. Non mi gusta il Venezuela. No. Non mi piace.
No, non lo sapevo di questa storia della Bulgaria. Ci sono stato, è un paese a cui sono molto affezionato, tra l'altro. Scusa, non ti è mai venuto il dubbio di chiedere? E anche perché si vede che non hai mai giocato a Coleica, che lo presenteremo, speriamo, una sera quando si potrà trovarci, che dove ci sono, la Bulgaria è considerata un paese turistico. Cioè, ma dalle che mie, gioco è questo? Allora, faccio il mio turno e ti dico... Però tocca a te, quindi in realtà... Ma sai che potrei essere... Quante carte hai in mano? 3? Sì. Allora, tu ragiona con lei che è un gioco bellissimo. No. Che è ambientato in Polonia durante gli anni 80. Ah, l'intervento... No, vabbè, l'ONU non mi è mai stato simpatico. Ma speravo venisse fuori il piano Marshall, io. La vita è... Ma caspita, c'è un 33% di possibilità. Vado in esilio in Bulgaria, caspita. Che è bella turisticamente, cioè, a me è piaciuta molto la costa sul Mar Nero, c'ha delle bellissime città, poi ha un mix di culture incredibile. Ho avuto la fortuna di innamorarmi di due ragazze bulgare incredibili, una fotografa e una ragazza che ho conosciuto invece dove caspita ero quella volta. Spero che ho risposto. No, ovviamente no. Però è stato bello, okay. Lo stesso, anche perché sono andato a trovarle, ho conosciuto il loro paese... E ci tornerei volentieri, mi è piaciuta molto la Bulgaria. Dai, più o meno è quella sensazione di paese lontano, ma è bello, diverso anche da noi. Sì, è molto diverso, è un mix incredibile, perché sei proprio lì vedi che si fonde il mondo slavo, il mondo balcanico e il mondo turco. E hanno queste facce che sono proprio un mix incredibile di cose. Ma guarda, è simile con la mia ragazza che è da Rovigo. No. Che è quel mix di cose strane. Esotico. Esotiche, questo po', queste cose strane. Allora, io tenterei con i riallineamenti. Se io faccio riallineamento in un territorio conteso tra uno e l'altro, posso guadagnare sì, anche? Sì, con lei dicono che sia vietato, ma non ho chiesto a Putin. Dicevi scusa? No. Se io faccio riallineamento in un territorio... Il tiro di riallineamento serve a togliere, che non abbiamo credo fatto nemmeno uno, serve a togliere influenza avversaria. Vero. Ma non sì. Ammettere della propria. Ok, vai. Ah, questa era bella tua. Ah, guarda Venezuela. Oh, a cacchio. Caspita. Quindi tu mi hai scartato una carta prima. Sì. Di conseguenza io ora ho una sola carta in mano e tu sai bene qual è. Se mi ricordo... Sì, certo, il piano Marshall, giusto? Quindi sono obbligato a giocarlo. Perché ti ho fatto scartare una carta? Mm-hmm. Dai, faccelo vedere questo piano Marshall, che diciamo che cos'era, perché ha fatto tanto bene al nostro paese e come funziona nel gioco. Allora, intanto metto un po', lo attivo, faccio un po' di robe, mi lamento male perché hai avuto fortuna. No, questa allora, è tutta strategia. Piano Marshall è un piano di aiuti fatti dagli Stati Uniti per comprare l'Europa, sostanzialmente. Hanno buttato tonnellate di soldi, pagando con qualche base militare qua e là, e è stato quello che ha risollevato la parte ovest dell'Europa. A est invece c'era il patto di Varsavia, che era leggermente diverso, ma anche quello di aiuti. Sì, non ha risollevato, non ricordo... neanche il morale ha risollevato. Perché tu sei di parte, ovviamente, ma... Guarda che roba, caspita, anche in Europa. Per la miseria. Tu mi hai anche giocato il De Gaulle guida la Francia, quindi mi hai messo l'opportunità di arrivare in Francia. Io adesso... Però ti ho giocato il piano Marshall, io speravo di tenerlo fino alla fine della partita, cosa che a volte è quasi successa. L'avrei tenuto ancora al prossimo... L'avrei scartato nel prossimo turno perché gli scarti futuri si vedevano dopo un po'. Ecco, una scomodità di giocare in digitale è che non si vedono... C'è un po' scomodo avere le carte, cioè per quanto ci sono quelle scartate, per quanto sia l'interfaccia, non sia l'idea del mazzetto. Sì, è vero, quello aiuta non poco. Ok, adesso io devo giocare una di queste due carte qua. Mamma mia, vabbè, ce la rischiamo questa. Se invece facciamo... Eh no, caspita.
In questo momento Defcon 2. Tu non hai giocato una carta tua. Voglio vedere se tu hai giocato una carta estremamente interessante, se l'hai scartata. Noi abbiamo un tiro di riallineamento invece. Ah, segnalo poi, che tanto tu che pensi, che ci sono, non è mai troppo rosso, ci sono delle, se voi comprate l'edizione deluxe e andate delle varie fiere, ci sono una serie di carte promo. Qui non le abbiamo messe, quindi è il gioco base, diciamo. Perché sono una di queste è il movimento del 77, che è una carta pro USA di valore 1 che riguarda l'Italia. Ma ce ne sono diverse sparse e c'è una mini espansione che modifica il turno di apertura, che costa un botto ovviamente, eppure avendo solo 10 carte. Mi sembra che tutti tifino per gli USA, non mi piace questa cosa. Tanto che però su Instagram ha vinto, ho ottenuto più preferenze come USA. Ce la rischiamo. Sto pensando molto. Qui avremo una possibilità del 15% di prendercela e del 33% di piazzare qualcosa. Ma se noi invece questa qui... Madonna, che mi torna sempre indietro il piano Marshall, mi tocca ributtarle giù ogni volta. E ogni volta sì, le metto giù diverse. Sì, l'interfaccia qua mi delude un po', eh. Anche perché gli manca uno stato in mezzo, bisogna ogni volta continuare a far pezzi. Qui invece, se io voglio prendergli questa... Beh dai, andiamo sul sicuro. Caspita. Vai, giocati l'evento e vediamo cosa combina Oppa Gangnam Style. E vai! Mi dispiace, King Jong, sarà per un'altra volta. Andiamo avanti. Ah, vabbè, non ci contavo. Perdo sempre la guerra di Corea. La Corea... la tua Corea ha perso la guerra di Corea. Il compagno Jong Jung non ha retto. E adesso tocca la mia per iniziare. E questo, è Nikita Khrushchev. Ora c'è un round di azioni in più. If you answer the China card, then... Allora. Questa me ne dà pochi maledetti subito, non è male. Questa la giochiamo vediamo, dopo. Sì. Io sto facendo questa la guerra con l'interfaccia. Questa c'è capitata di nuovo. Però c'è bei punti che possiamo usare di là, quella. Allora, un attimo. Io direi che perché... ci sta, ci affidiamo al vecchio Riccardo e ce ne dà pochi maledetti e subito come di consueto. Siamo attento pronti. Che se giochi una... adesso non so che carta tu voglia giocare, ma se giochi carte che ti danno punti vanno giocate dopo. Perché? Cioè carte punteggio? Non è uno scoring, non è uno scoring. Ok, perfetto, ti avvisavo. Perché se gioco lo scoring potresti... nella fase di apertura cosa succede? Vale sempre come seconda carta. Ah. E io gioco una carta che tu l'hai già vista giocare da me e La giunta. Vediamo cosa fa. Piazza 2 in qualsiasi territorio del Centro o Sud America. E poi fai un colpo di stato gratis o rilineamento in queste regioni. Vediamo cosa si prende il maledetto. Andiamo in Sud America con regia Sud America. Sud America o centro? Allora, dimmi. Vedere perché ho messo attualmente in Sud America. Ok, intanto. Allora stiamo qua. Dama 4. E cosa sto fai? Sto cercando di capire, sto facendo una guerra con l'interfaccia non da poco. Poi credo di premere il bottone pass. Allora, adesso tutti i lamenti, però devo dire la verità, a me sto gioco qua, da un punto di vista di interfaccia, mi soddisfa, cioè funziona. Funziona, un sacco di informazioni, io mi sono trovato bene a giocarlo. Fino a un certo punto, perché io ho premuto pass e ho perso... No, aspetta, ok, sì, e ho perso il colpo di stato perché non mi è attivato, ma va bene. No, è andato bene. Sì? Hai passato? Sì, senza volerlo, però non importa. Puoi passare un'azione in questo gioco? No, pardon. La carta giunta mi permetteva di fare anche un colpo di stato, se non ricordo male, ma non sono riuscito a farlo. Ma non importa. Ma non perché hai fallito? No, ho solo aggiunto punti. Comunque mi sono preso un po' di punti per ripristinare la situazione e metterla in tranquillità. Mamma mia, compagno, 7 punti così. Ma il Medio Oriente è un lago di sangue.
Allora, intanto che vedo, come si chiama il gioco? Le politiche americane, sì, è 1960, che io ce l'ho, tra l'altro. 1960 The Making of President, è giusto, vedo una risposta, che è figo. Ci ho giocato una volta con Altila, credo una delle ultime volte che ho giocato con lui, 7 anni fa. E a seguito di questo gioco c'è 1989, che però non è mai stato portato in Italia, cioè non si trova in italiano, per non avviso. E della stessa linea, fatto da uno degli attori, c'è Labyrinth, che maledice che si ricorda bene, perché abbiamo fatto partite da 4 ore morendo. E fatto che però ha meccaniche abbastanza diverse da questo. Sento, non sento lo statunitense, non sento neanche il pappagallo. Sono, sì, siamo attoniti davanti alla situazione, abbaccinati dal terrore rosso che avanza. Ah, fondi Loas. Un giorno imparerò a giocare a questo gioco, ma non è questo il giorno, compagni. Vabbè, cioè, non è che stia giocando granché bene anch'io, credo, probabilmente vincerai te alla fine. Che carta brutta, non la vedrai mai. Questa è brutta. Tu sei a 8 punti da vincere comunque, eh? Ricordiamo agli spettatori a casa. Sì, vabbè, ma è tutto un dire, niente di serio, posso dire. Mi sa che faccio un colpo di stato. Strano. Strategia insolita. Mi piace l'idea. Cos'è questa? Sì. Sì. Sì, perché questo devo tirare troppi dadi, far troppe cose. Ma sai che faccio un colpo di stato anch'io? Io ho una fissa, anche l'altra partita gliel'ho fatto. Secondo me il signore mi vuole bene e vuole che riusciamo a avere successo anche questa volta. Dai, fai sto colpo che poi ti riparo con la stessa moneta. Allora. Aspetta, perché lo sto cercando di fare. Ah, non posso che non posso. Quindi niente colpo di stato. No, no, perché anche eccolo lì. Ah, perché siamo a Defcon 3. Quindi non si arriva, può arriva in Asia. Stavo facendo in Asia, bravo, lo faccio in Venezuela. Ah, e sì? Ho successo. Ma dai! Leggero, ma ho successo. In Venezuela mi piace. Scandaloso. C'è il petrolio in Venezuela. Sì. Posso lasciarlo lì. No, Banector assolutamente no. Non è la versione brutta del gioco dell'Oca. Aspetta, quel Labyrinth. Sì, quello ispirato al film, non il gioco da tavolo, La guerra del terrore. Quello sì, è il gioco dell'Oca. Ah, ma se faccio in un territorio conteso, vedete che il gioco è simpatico. Volevo suicidarmi facendo un colpo di stato in questo territorio qui. Fortunatamente mi avvisa, guarda che se lo fai qua perdi la partita. Ha ragione anche lui, poverino. Ma te lo fa fare? Cioè, ti permette di perdere la partita? Ti permette di perdere la partita? Beh, non farlo, insomma, dai. Beh, sì, direi che non è il caso, sai. L'umanità vuole ancora sopravvivere. Spero che tu non abbia carte punteggio brutte in mano. Vai. Gli accordi di Camp David. Sì, almeno ho preso Israele. Almeno adesso, anche hai già usato il Middle East, ma ci tuteliamo un po'. Allora, caspita, si sono veramente, oddio, all'interno di questo gioco qua, secondo me col tempo si impara anche ad ampliare lo spettro di visione, perché ci sono veramente un sacco di fronti e vanno affrontati anche da un punto di vista di collegamenti geopolitici, di influenze. Appunto, ci sono territori da controllare, territori collegati a territori più importanti o più difficili da controllare. Sono tutte cose che piano piano si imparano a prioritizzare giocando, non c'è alternativa. Io nel frattempo sono andato a Rio a fare il carnevale sovietico. Io qua, dove il protagonista è la talpa cecoslovacca, che per chi non lo sapesse è il peluche famoso, è il topolino sovietico. Non so tu, Franz, se la conoscevi. No! Viene veduto ancora oggi in Repubblica Ceca. Praticamente, non ricordo il nome, è una talpa, che non so se sia capita a caso che sia, è un simbolo, ed è sostanzialmente la risposta sovietica a topolino. È una talpa, molto simpatica. Pensa, sai come si chiama? Devo trovarlo, perché tra l'altro l'ho anche comprato una volta a Praga, l'ho regalata a un mio amico. Comunque devo vedere, poi vedo
finito il mio turno controllo il nome, tanto la trovo. Cosa hai fatto tu? Perché io sto parlando di Topolino, mi perdo. Io ho piazzato un sacco di roba in Centro America. E la Madonna, ma cos'è quella roba lì? Il cordone umanitario. Non mi gusta, non mi gusta. Cos'è questa? No, non devo assolutamente. Questa in country sarebbe fico. Questa è potentissima per te, no? Play influence. Place influence. Tu hai la carta del Centro America, probabilmente io mi sono completamente dimenticato di guardarla. Misere me. Potrei fare un colpo di stato, però ad Haiti. Hai giocato questo evento qua? Sì, facciamo un colpo di stato ad Haiti. Ah, perché abbiamo giocato prima quella, vedete? Che impedisce di giocare quell'altra come evento, il che ci tutela. E potremmo. Dove fai il colpo di stato? Nella Repubblica Dominicana. Ma vada, 1 a 4 tuoi! Ma dai, stai hackerando. I tuoi computer bulgari stanno hackerando il server. Non è possibile. Guarda, mi rifiuto. Allora, la talpa. Aspetta, che ve la trovo. Cryptek. Ora, io non conosco il cieco, vorrei chiedere a mia sorella. KR Tech. Mole, eccola qui. No, si chiama Mole, Zne del 1000, mamma, eccola qui. Ok. Tocca a me. Sì, compagno. Sai che... Ok, ho aggiunto una nota informativa sulla chat. Allora, potrei fare una corsetta allo spazio. Non la vogliamo questa non la vogliamo, questa la scartiamo. Esatto, la scartiamo lo spazio anche noi subito dopo. Tu cosa hai giocato, scusami, perché ero sempre distratto a guardare. Io ho giocato, l'ultima è stata, dov'è finita? Dovrebbe essere l'ultima. Vabbè, influenza comunque a Cuba, okay. E ti ho tolto il controllo di Cuba. Io provo a lanciare un uomo nello spazio e fallisci miseramente. Giura. Fallito. Grande. Fallito. Adesso ci proviamo noi. Abbiamo mandato il procione, adesso mandiamo anche questa per forza. Questa la dobbiamo scartare, ragazzi, perché quelli territori li voglio io. Mo, dai, ce la facciamo? Sì! E ce l'abbiamo fatta. Vai. Abbiamo mandato anche l'uomo prima di voi. E ci siamo presi 2 punti vittoria, vedete, in sovrimpressione. Te, pian pianino. Io ho anche sbagliato carta, ora che è noto. E mi sono un po' messo male. Non è bella la situazione perché ho giocato carte male. Io non posso fare colpi di stato in questo momento perché siamo a DEFCON 2. Li posso fare solo dove? Non nei territori non contesi del Centro America e del Sud America. Contesi, ma quindi Cuba in questo momento è conteso? Assolutamente sì. Per forza. Ma ci hai preso Cuba? Sì. Scusa, Fidel mi ha chiamato. Pappia. Che fastidio. Sai che se Fidel chiama... Chi tocca qua? È roba mia. Each certo, for different African of Southeast. Grazie, che cortese. Devo aggiungere influenza, ma sai che penso che andrò invece? Quante ne posso aggiungere? 4 differenti. È una carta bella la tua. Sì, specie in un momento difficile. Purtroppo come ho avuto tutte carte. Infatti penso che farò così. Sì, dalla regia ti ricordano che sei a DEFCON 2, quindi attento. E quindi? Attento. Cos'è che non posso c'è fare? Tensione. Ah. C'è tensione. Ok. Ma è adesso che devo giocare questa? Sì. È l'ultimo round di scoring, cioè devo fare lo scoring adesso, giusto?
No, c'è un altro turno. Io ho un altro turno dopo. Tu? Cioè, come fai a vedere? Adesso devo capire. No, io vedo le carte che ho. Action round 6. Sì, effettivamente questa è una cosa. Sì, allora. Io sono nell'action round 6 e ce ne sono 7 in questa fase. Quindi non posso giocare lo scoring. No, sì, lo posso giocare nella prossima. Sì, non puoi. Infatti. Sì, nella prossima, sì. E penso che lo giocherò nella prossima. Non posso fare colpi quindi di stato. Quindi hai uno scoring. Cos'è il medio? Posso fare, centro... tu che sai il gioco, tu che conosci il gioco, si può fare realignment con il Defcon così basso, giusto? Sì, ma non anche i colpi di stato puoi fare in Centro America e Sud America. No, ma se lo faccio un realignment in un territorio conteso mi scoppia il Defcon. Ah beh, certo. No, mi dice di no. E... No, allora, aspetta, io dovrei vedere che stato. Tu non puoi fare colpi di stato e tiri di riallineamento in Europa, Asia e Middle East. Però non mi dà... Ah, certo. Ah, ho capito. No, no, non peggiora il DEFCON. Esatto, non peggiora, non peggiora il DEFCON. No, non lo peggiorano. Però sono vietati come dai, gli altri. Dai, caspita, ma fai davvero? Ma fai davvero? Ci riproviamo? No. Trappola per orsi che è tua, quindi giustamente... Ma dai... Wow. Mi sono arrivati dei... Ho visto che ho perso un po' di stati. Wow, che culo. Vabbè, caspita, uno su tre. Vai. Ah. Oh, almeno non gli diamo quei due punti maledetti. Siamo qua a fare fatica per due punti maledetti. Oi là, c'è qualcuno che mi condivide una guida strategica? Ditemi cosa devo fare, caspita. Qual fronte occidentale ha bisogno di supporto da tutti i popoli liberi del mondo? Dobbiamo lottare contro l'oppressione socialista. Guarda quello come si espande! È una carta tua, però. Difatti adesso mi dite, dovete giocare la carta score o perdete la partita. Il gioco è molto, molto cortese con i nabbi come me. Lo apprezzo, devo dire la verità. E questa dobbiamo giocarla adesso. E non abbiamo fatto danni. Tu hai preso due punti... Perché hai preso due punti di vittoria qua? No, pari. No, sono io che ne ho persi due, infatti. Io ne ho persi due. Ah, qua sì, perché non avevi fatto colpi di stato. Perché non ho fatto colpi di stato, caspita. Ma mi hai fatto... Ma che è arrivato Kennedy? Adesso cambiano le cose. No, ho visto Kennedy e... Erano più palle, notoriamente erano più palle. La situazione sta facendo bruttissima per me. Io adesso è tutta roba tua. Sì? Grazie, vabbè, signore, sì. Grazie. Io ho tutte carte tue. Tranne due, ma per il resto è una cosa devastante. Allora, io penso giocherò questa. Sì, penso che poi morirò male, eh? Vediamo cosa gioca lui. Ah, gioco una carta mia molto debole. Ah, tu vuoi la pace del mondo. Sì, devo fare colpi di stato dappertutto. Il problema è che questa mi dà un modificatore meno uno sul dado. Aspetta, cosa devo fare qua? Ah, sì. Posso riprendermi una carta, giustamente. E io volevo... Tra l'altro ci sono anche degli altri spin-off di questo gioco. Uno è 13 giorni, che è sulla crisi dei missili di Cuba, e lo possiede Canopus, anche se non me lo fa mai giocare. E un altro è, sempre sullo stesso scenario, 13, uno è 13 giorni, uno è 13 minuti, che ce l'ho, che è un giochino che dura più o meno 13 minuti, sempre su Cuba. Stai ruotando la mia mano? No. Adesso sì. Ah, estremamente. Ma Meg, mi stai dicendo, mi stai rassicurando su Kennedy? Perfetto, dai, allora c'è speranza. Mamma mia, c'è anche il Papa in mano. Perfino il dibattito. Sì, c'è il Papa in mano, adesso tutto... scende giù. Adesso arriva il buon vecchio Giovanni Paolo e ve le suona. Ma stai guardando le mie carte, dai, non c'è niente da vedere. Abbiamo la privacy qui, non siamo mica sotto una dittatura.
Allora, 5 meno lo stato di un livello. Io la gioco prima e quindi fai meno punti e poi farò un colpo di stato. Aspetta, io vorrei fare Select Cube for Operation. Ah, perché devo fare anch'io qualcosa? Ah, Vabbè, sì, giusto. Vanector, dai, adesso sì, hai ragione, per carità, ma sì, dovrebbero comparire, ma no, ma infatti, ma guarda che Kennedy non c'è, cioè è una cosa del design dell'interfaccia, in realtà queste, le faccione dei presidenti non ci sono sul gioco da tavola, giusto, Rebecca? Sì, che ci sono. Ah sì? Ah, Nella caspita. scala nei segnaturni. Niente, Vanector, hai ragione tu, basta. Basta, basta, andiamo a giocare qualcos'altro. Allora, ti ho regalato innanzitutto Mi hai un punto fatto? vittoria, lo vedrai. Sto giocando Duck and Cover. Ah, quello del video che dicevi tu. Sì. Allora, qua un colpo di stato qui è pericolosissimo e non mi andrà mai bene. Vediamo, vediamo, Tra l'altro, a vediamo. proposito di questa cosa della storia, c'è anche quello che segue giustamente questo qui, no? Che è Labyrinth, la guerra al terrore, che rappresenta gli anni da quando? Dagli anni 90 in poi, giusto? No, 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 no. Allora, il seguito vero è 1989. Labyrinth è su Ah! Jihad contro Stati Uniti. Ah, ok, quindi è più o meno. Però mi dicevi che è un'esperienza di gioco completamente diversa da questo qui. Mamma mia, tutta un'altra cosa. È estremamente, è abbastanza fortunoso come gioco, ma molto di più di questo. Tu qualsiasi cosa devi fare, tiri un dado. Cacchio, ho fallito un colpo di stato, porca cane. Grazie, signore. E il gioco però è fortemente asimmetrico, cioè Stati Uniti e Jihad ognuno ha il suo regolamento. E gli Jihad può essere anche giocato in solitaria. Tanto che c'è nel video di Maledice sui giochi in solitario, se non ricordo male, lo spiega un po'. Allora, io non sono particolarmente avido, purtroppo, e penso che farò così. Poi, tra l'altro, adesso che tu pensi, un altro spin-off è Wir sind das Volk, che è un gioco per due, sempre, che però è Germania dell'Est contro Germania dell'Ovest. Ed è un altro piccolo capolavoro. Ah, tu sei molto affezionato anche a quello, vero? Sì, è veramente molto molto bello, però quello è molto più German, lì non ci sono dadi. Ed è anche lì è abbastanza asimmetrico. Sì, le Olimpiadi boicottate sono state dell'80 e dell'84, quelle di Mosca e quelle di Los Ma Angeles. pensa. Vai. Cosa hai fatto allora? Niente. No, no, tu hai fatto. Sì, non mi piace quella cosa lì. Sì, il problema è che io ho un disastro qua sotto. Cioè, ti devo dare punti come se non ci fosse un domani. No, è impossibile. Oddio, forse questa non te ne dà neanche tanti. Vediamo quanti che te ne dà. Uno. Beh, poteva andare peggio. Tu sei a 10 punti dalla vetta. Io a 30. Hai scoring in Però mano. chi lo sa? Dai, che lo sai. Diciamo che io so che tu hai l'Asia perché l'ho visto, ma. Cazzo, è vero. Do. Allora. Sì, io li chiamo spin-off Canopus, in realtà non sono veri spin-off. L'unico spin-off è quello che deve uscire adesso. Gli altri sono tutti altri giochi. Solo che molti sono card-driven. Tranne qualcuno, ma la gran parte sono card-driven. Io anche Telon de Acero, che probabilmente l'ho detto in Come? spagnolo orrendo. Cortina di Ferro o Telon de Acero, se non ricordo male, l'ho comprato in spagnolo, che è un altro gioco piccolo per due sulla guerra fredda. Stati Uniti contro. È la versione micro-micro di Twilight Struggle. Esiste, se non ricordo male, un gioco dal nome orrendo che è Twilight Bubble, no, un nome brutto che è una versione, credo, non so se ironica di Twilight Struggle o qualcosa del genere. Ora non lo ricordo bene, è qualcosa di veramente brutto, credo, almeno come nome, il gioco non l'ho mai fatto. Caspita. Ma non vorrei distrarti troppo dopo. Mamma mia, questo è terribile. Questa. Adesso sto decidendo cosa fare, ma mi sa che appunto andiamo sul sicuro. Giochi il punteggio Eh sì. dell'Asia e sì, ti conviene Eh sì. perché la situazione credo sia paritaria. No, Sì, anche perché non ho nient'altro da investire al momento lì. paritaria, fai 7 punti, ti è andata benissimo. Sì.
Quindi in realtà dovevi, è andata bene, io ho rischiato Sì, il ho tracollo qui. perso addirittura tempo il turno prima sbagliando, perché devo ancora, ti dico la verità, il punteggio da un punto di vista territoriale ancora mi sfugge dopo un po' di partite, ma perché io sono lento in queste cose, ho bisogno appunto, ho un unico modo di imparare io, che è quello di sbagliare. E quindi ci metto un po', poi mi ricordo, ma ci metto un po' a imparare le cose. Allora, io gioco un'altra carta tua brutta che non so come funzionerà con l'interfaccia. Te la faccio fare subito. Visto che l'abbiamo chiamato in campo. Bello, che c'è anche Kennedy, no? Eh sì, Allora, non may chiedere this card cosa può up to fare entire hand. la tua azione per te, ma chiedi, ma paga le tasse, sostanzialmente, questo è il riassunto di quella The carta. number of cards discard must be decided prior to drawing any replacements. Quindi posso scartare tutto e pescare. Beh, potrei anche, sì, perché no? Questa la scartiamo. Questa la scartiamo. Ecco, Twilight Squabble. Ok, invio sulla chat intanto il nome dell'altro gioco orrendo. Probabilmente È sì, andata scatterai carte molto mie, bene. ovviamente, Eh sì. ma non è un problema, lo sapevo. La mia idea è che le metti negli scarti e torneranno un Adesso c'ho ancora. Ah, tocca a te decidere. Non so giorno. cosa, ma No, tocca a te. adesso devo anch'io Ah, piazzare i punti. Ah, fare devi ancora qualcosa. Eh sì. decidere. Eh sì, ho fatto fare prima l'evento. Comunque, allora devo dire la verità, appunto. Se gioco contro. Cioè, giocando contro Rembrandt devo impegnarmi un po'. Però a livello di meccaniche il gioco è veramente elegante, cioè si presta facilmente anche a chi magari non ha dimestichezza con giochi da tavolo particolarmente complessi. Ha una difficoltà che è appunto quella di capire cosa va giocato prima ed è anche il bello secondo me di imparare a giocare questo gioco qua, lo scopri giocando, ti rendi conto questa potevo farla prima, cioè è molto profondo. È anche abbastanza, sì, è un bel gioco testa contro testa, quindi devono piacere i giochi per due. Eh beh, sì, sicuramente. Devono, perché dà proprio quella sensazione lì. C'è Io arrivo, ho questa portato un po' di coperta sempre pazienza. troppo corta che va tirata un po' di là e un po' di qua, e quando si stacca il culo al freddo lo senti lo spiffero, sì. Ok, ho fatto. Comunque sei messo bene, cioè ti è andata bene in realtà. E Perché la vai! situazione prima era molto brutta per te. Cacchio, ce l'avevi te quella carta, ti odio L'ho appena molto. pescata, ti dico la verità, l'ho pescata grazie a quelle che mi hai fatto scartare. Io ho tutte carte praticamente tue, come detto, quindi sto cercando di buttarle via. E Vediamo questa la ci fa. questa è l'unica mia, ma mi sa che me la gioco come punti. Questa la possiamo usare. La giochiamo come punti. Aspetta. Vediamo nella discard. Nella discard No, economy perché facciamo ci un colpo di mostrano. Al stato. momento sono venute fuori Asia, Central America e Middle East. Quindi deve uscire Europa, giusto? Deve Sì. uscire Europa. Ci sono tutte adesso? Sì. Quindi Europa, Sud America, Africa. Europa, Sud America. Sud America, Africa, Europa e. Southeast. E Southeast Asia, in Southeast Asia fa un baito di punti. No, 4 punti. Perché dipendono i punti da regione a regione, vero? Eh beh, certo. Ci sono regioni che valgono di più e quindi è importante avere il controllo. Per esempio, Middle East, che lui sta farmando abbastanza bene, è perché abbiamo recuperato con Israele che lo conteniamo, ma se no faceva 7 punti anche sto giro. Diciamo che vabbè, giustamente un colpo di fortuna, ma ci vanno, è che non è uscita la carta, non avevo la carta Europa in mano, se no facevo un macello di punti. Se mi capitava prima, è rimesso molto peggio di adesso. Qua non fai tantissimo, ma io vorrei. Togliamo questo e sto pensando perché se
Gli tolgo quello, lo proviamo. Dalla regia ci dicono che si inchioda ogni tot, abbiamo qualche problema di linea. Ah sì, si inchioda ogni tot, io ti sento bene, adesso vediamo. Dai, ci proviamo e voglio togliergli... Ce la rischiamo, dai, ce la rischiamo! Poteva andare molto meglio. Ti ho tolto l'Algeria, vai. Allora... Hai detto che hai solo carte mie? Sì. E allora ti do una mano a liberarti la a liberartene dopo. E dovrò anche giocare una carta bella per te, ma devo. Dai, di la verità che mi fai vincere. Dai, non hai fatto neanche vincere la tua ragazza la prima partita, fai vincere me, guarda che mi commuovo. Ma più che farti vincere, sei bravo, sta andando bene. Sentilo, paura che ti senta, eh. Allora. No, ma tanto lo sa, cioè. Prego. Ti ho giocato una carta bella tua. E ti sei ripreso dal genio. Ok. La rete vedo che tiene. Purtroppo la rete è un po' ballerina, credo, in questo periodo, quindi... Oh, ma tu hai anche tutte carte tue, comunque, a parte che te le sei pescate. Questa qui, a due anni e sensuale... sì, che gioco culo. L'evento questa, a manetta! Ma proprio, ma a manetta, avete visto? Abbiamo giocato la carta per rubargli la carta, dato che è stato onesto da dirci che ce n'erano tante. E così ci siamo piazzati un po' di controllo in Central America, che al momento ci fa fruttare 3 punti vittoria. Che sono pochi, ma non li buttiamo via. Non ricordo più, il Centro America è già uscito? Vai a vedere sulla discard, te lo dico. Ma mi pare proprio di sì. Sì, è già uscito. No, Centro America? Davvero? Sì, sì, vai a vedere una discard. Eccolo qui, eccolo esatto. Qui. Sì, è all'inizio. Allora, andiamo qui. E poi... Deve uscire Africa. Southeast. Sud America manca. E Sud America al momento fai 7 punti, quindi dovremmo investire là. Europa, e anche Europa fai tanti punti, con Europa, se fai lo scoring dell'Europa vinci il gioco al momento, quindi dobbiamo inventarci qualcosa. No, forse sì, no al momento tipo, non credo. Iniziamo sì, con, sì al momento sì. Sì. Quindi capisci, infatti, che hai rischiato un po'. Esatto, al momento il Papa Giovanni ci mette una pezza. Papa Giovanni Paolo II ci ha messo una pezza, al momento abbiamo il culo parato, grazie. Grazie, grazie, Gio. Non entro perché altrimenti si va nella blasfemia. Io faccio una corsa allo spazio, vediamo. Fallisci. Niente, si è rotto tutto. Bene, dai ragazzi, che è cambiata l'aria, siamo in missione per conto di Dio. Allora, vediamo cosa fare. Mi è andata davvero davvero male. Sconfido che la prossima mano sia più comoda. Maledetto. Se io faccio in un territorio... Io qui lo posso facci, fare. Facci. No, sto pensando. Se io faccio un colpo di stato adesso va tutto a cartoni? Beh, il Defcon è a 2, quindi fare un po' attenzione dove. Io ho bisogno di conquistare territorio là. Vai! Allora, beh, tutta roba tua. Abbiamo fatto bene ad alzarlo, vedete, che l'abbiamo portato a 5 e lui si è preso meno 2 punti vittoria, grazie a questa mossa qui. E siamo pari. E abbiamo riportato in pari il punteggio, lo vedete qua che è 0. Mi è comparso il buon Brezhnev. È andata. Tu puoi vedere adesso bene. La mia carta. Greenberg must select and reveal the headline big first. Sì, perché abbiamo dato il primo uomo. Nello spazio. Bene.
Quindi. Ok, io gioco questa. Io giocherò la prossima. Tu puoi vedere la carta che ho giocato. Un piccolo passo per l'umanità. Allora, io qui devo giocarmela con un minimo di criterio. E quindi sei andato avanti nello spazio tu? Devo aspettare prima tutto. No, ok. No, io ho già visto quindi, la carta che hai fatto, Headline, quindi adesso sì, sì, ma viene, si attiva prima la tua. Tu hai un vago sospetto che avrai la carta giù, quindi io raggiungo il tuo livello. Allora, il sud-est asiatico te lo sei... È un vago sospetto che tu là sotto ci sia della roba tua. Allora... Questa non è male, ma... Oh, signore, questa è troppo incasinata. Guarda che mi ha tolto il Vietnam. Non mi gusta. Non mi gusta per nulla. Quindi io direi che proviamo un colpetto di stato. Inglese in avvento. Quindi questa carta qua, a meno che l'intervento dell'ONU, delle Nazioni Unite, dai, è giocato come un evento. Giochiamo questa, va. Forse è meglio giocare questa. Famo Steve Sporchi 8 punti. No, questa non possiamo. Hai fatto South America? Quanti te ne fai? 8 punti! Ah, però. Sì. Ah, però. E Sudamerica è praticamente tutto mio, era mio, quindi dovevo. Tu dici. Potevo forse farne anche di più, ma rischiavo. Ok. Troppo. E noi ci siamo presi la Cambogia invece, vai. E che cappe. Abbiamo pareggiato la situazione in Southeast. Ah, facciamo un colpo estato, mi sa. E dove lo famo? Io vago sospetto che tu abbia la carta. Quella è maledetta, non possiamo farla. Questa la dobbiamo tenere in mano, perché sennò gli diamo un quantitativo di punti. A ogni volta che facciamo uno scoring lui prende 3 punti in più. E quindi in questa situazione attuale equivale a un suicidio. Questa qui la giochiamo probabilmente per lo spazio. Mi sono ripreso dietro. Ma che maledetto che sei. Ma guarda che adesso te la faccio pagare. Te la faccio pagare così. Bah, dai, uno. Uno. Bah, il diavolo. Beh, non hai perso. Non ho perso, ho capito. Ma ho giocato una carta da 4, ho fatto uno, ti ho tolto un... Va bene, dai. Potrei prendermelo io adesso, la Thailandia. Sì. Qua alla fine di sto giro qua rischia di vincere il nostro amico. E io non ho più idee. Tanto c'è sempre anche l'Africa che gira. Questa non si attiva. Mamma mia. Vabbè, fa 2 punti, non sono tantissimi. Io però adesso sono veramente in molta difficoltà. Cosa giochi?
Si possono fare colpi di Stato in Europa in questo momento? No. Assolutamente no. Mamma mia, ragazzi. E se la gioco, vabbè, a togliergli qualcosa di là. Però posso giocare influenza per toglierti, giusto? Eh? Posso giocare influenza per toglierti il controllo. Beh, sì. Certo, quindi risolviamo l'evento e poi vediamo cosa succede. Ah, quindi prima risolvo l'evento? Sì. Cosa fai? Governi socialisti, rimuovi in West Europe 3. Allora. 3. Facciamo una cosa. 1, 2 e 3. Vediamo dove ce li toglie. Vediamo dove ce li toglie. Vabbè, ho provato una mossa strana. Austria, Benelux e Danimarca. Sì. Io adesso devo piazzarne 3. Mi prende... No, maledizia, è ancora in corsa in realtà. Uno. In realtà Franza sta giocando bene, sta facendo quello che deve fare l'USA, caspita, sopravvivere. Beh, abbiamo arginato l'emorragia di punti che c'era prima, ragazzi. Io al momento sarei anche contento così. Cioè, allora, beh, io devo assolutamente giocare l'influenza qui e qui. No, aspetta. Sì, solo così. Peccato. Forse, allora, il mio obiettivo, se non l'avete capito, vedete cosa c'ho in mano e vedete com'è la plancia. Il mio obiettivo è non perdere questo round. Sarà difficile ma possibile. Iniziamo così intanto. Ah, giustamente. E ci togliamo un fortunello che ce l'hai avuto in mano. Qua. Quante azioni abbiamo? Qua ne abbiamo quante? Abbiamo ancora 3 azioni. Vedete che ce le mostra il tabellone. Io potrei fare per la gioia di Canopus un colpo di stato. Mi sa che siamo costretti a farlo anche noi in un territorio che ci costerebbe la partita. Ce la giochiamo ai dadi, perché rimane ancora questo. Ce la sì, purtroppo ce la giochiamo un po' troppo ai dadi, ma dai, proviamo un colpo. Andato. Terribile. Allora, è vero che il Sud America è buona parte dell'Africa, però il Sud America è andato. E sì, c'è l'Africa ancora, che non so se abbia le carte o meno. Intanto mi sono preso il Laos, Cambogia, perché manca ancora il sud-est asiatico. E... cioè, sud-est asiatico e Africa, una delle due dovrebbe uscire. No, uno di nuovo, basta, abbiamo perso, ragazzi. Abbiamo perso. Beh, non direi ancora. Io sì, perché so che cosa ho in mano e le mie mani sono legate in questo momento, compagno. Adesso vedrai cosa succede. Me la sono giocata ai dadi e i dadi hanno detto uno! Per la miseria. Perché vedete adesso... Allora. No, perché? Ho fatto una cavolata assurda, ho fatto. Guarda, non vado a vedere la chat perché non voglio vedere gli insulti che vengono fuori. Io e hanno non so ragione. Cosa ti abbia fatto. Ho fatto una cosa stupidissima. Ho vaneggiato alla grande. Adesso no, devo andare a vedere gli insulti che mi arrivano. È andata di lusso, ho fallito il colpo di stato della vittoria. Hai fallito il colpo di stato della vittoria.
Non ho preso l'Angola, che ha valore 1. Dai, che forse... Aspetta. No, no. Occhio, 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 occhio. Guarda, se la prendevo facevo... altri due punti in più. No, ne facevo 3. Mi sa che non so se vincevo se la tenevo. Vabbè, facciamo una tranquillo che vinci, sì. Coop a te. Beh, la partita scorsa che abbiamo fatto non ero arrivato a Brezhnev. Mi sa che mi avevi aratto prima. Quindi sono arrivato al turno 6. Sì, sì, ben prima. No, forse eri andato anche più avanti, eh? No, non credo. Aspetta, io non posso fare... Ho buttato via la partita corsa. Perché ho confuso i colori. Bastava che andassi a vedere la discard. Porcaccia la miseriaccia. Non posso fare colpi di stato. In realtà non posso fare molto, eh. Non è che sia messo così bene. Cioè, ho poco potere in mano in questo momento. Ma il potere ce l'ho in mano io. Adesso te la consegno. Te la consegno io, tranquillo. Ti do un evento tuo. One influence. In three countries the country contain no influence. Vabbè. Ci ritiriamo. In Africa ci ritiriamo. Ed eccola qua che arriva. Per forza non ho alternative. Cosa arriva? Lo scoring. E quindi sì. Quanti punti mi dà? 5. 5. E allora direi che è giunto il momento. Per qualche motivo, due turni fa ho deciso di fare un colpo di stato in Argentina. E l'ho fallito. Allora. Ma probabilmente è la risposta del gioco che mi ha detto sei stupido. Perché non c'era nessun motivo. Non so se sentite farlo. L'audio. Sì, penso proprio di sì, sai, ma fammi vedere se riesco ad alzargli. Partito l'internazionale, c'è un po'. Però non è partito di Mosso Vieti, l'altra volta era partito quello. Caspita, cosa ho buttato via. Ma... A 21, sono andato oltre, tra l'altro. Nicolò, se ci si vanta qui... Beh, non hai giocato male in realtà. No, l'ho buttata proprio via. L'ho buttata proprio via alla fine perché ho fatto, ero convinto, porca miseria, di farlo nella regione che ti avrebbe dato la vittoria. Invece lo scoring avveniva in un altro continente proprio. Ho proprio vaneggiato. Sì, beh, allora, considera che hai avuto la fortuna dalla tua parte per una carta. Perché se avevo l'Europa te la giocavo, vincevo. Se avevi l'Europa, vincevi prima, sì, sono riuscito a toglierti quella, sì. Quella... Infatti è un rischio da non fare, cioè lasciare che uno ha la carta Europa e vince non va mai fatto. Però insomma, dai, è durata. Quanto è durata? 2 ore? Sì, è durata. Questa è la durata, 2 ore parlando, diciamo 1 ora e mezza, è il tempo normale, con un giocatore un po' più esperto e uno meno. L'Africa l'ha fregato. Ma sì, no, lo scoring finale dove hai vinto era... Non era l'Africa, in sud-est era asiatico. Sud-est asiatico. Dovevo fare il colpo di stato in sud-est asiatico e non in Sud America. Ho visto Sud e sono andato dall'altra parte del mondo. Però conta che fino alla fine. Anche il Sud America era il mio. Sì, quindi... No, eri presente dappertutto. Sono riuscito a contenere. Sono stato contento di evitare di perdere per l'Europa. Lì la lotta era veramente serrata. Perché. Sì. L'Europa non va abbandonata perché giustamente è il posto più importante durante perché la guerra effettivamente fredda. Fa un sacco di punti e bisogna investirci. Il problema di questo gioco sì, qua ha fregato è la geografia. Sì. Il problema di questo gioco qua che vedo è difficile quando qualcuno riesce a prendere, soprattutto all'inizio, gli URSS prendono controllo di molti territori e se li vuoi togliere devi fare colpi di stato perché investire influenza su un territorio controllato dall'avversario te la fa valere meno, no? Come risorsa.
Sì. E quindi ha senso tentare più colpi di Stato, magari come hai fatto tu all'inizio, per prendere il controllo su certi territori che obbligano anche l'altro a quel punto a investire Sì, beh, per. io per la gioia di Canopus ne ho fatti parecchi e me ne sono andati anche abbastanza bene. L'altra partita avevamo fatto che dovevi falliti più o meno tutti, e quindi era un po' più difficile. Però la strategia generalmente è questa. Poi come USA non sei arrivato alla tarda guerra e quindi non hai fatto in tempo a vedere l'ultimo mazzetto di carte che sono le più forti. Non è vero, Benettor, se vanno male i colpi di Stato, fino a un certo punto in realtà. Perché impostare la strategia sui colpi di Stato è un rischio, cioè uno dice vado di rischio. In realtà, se uno invece va a piazzare l'influenza nei posti giusti, vanno bilanciate le due cose. Noi non abbiamo mai usato i tiri di allineamento, ma li hai usati un po' te, Franza, ma Ci pochi in ho realtà. provato, esatto. Beh, comunque ti hanno tolto il controllo di un territorio. Ne ho fatti tre. Devo dirti la verità, Sì, quelli lì vanno in territori strategici, possono Sì. essere molto forti. È che bisogna veramente, secondo me, giocarlo e conoscere la mappa, perché effettivamente come ci si espande da certi territori e come sia difficile prendere il controllo di altri è determinante poi anche per il punteggio. Ah sì, assolutamente. Quindi devi conoscere anche per piazzare l'influenza come sono le connessioni. Esatto. C'è tanta roba, però vi assicuro che non si vince o si perde solo per sfiga. No, 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 no. non è quel può dare l'impressione, ma non è così. E di partite ne ho Giustamente, macinate tante. Maledice portava il caso del Vietnam, ci sono anche dei momenti, magari, non è che si vince o si perde. Ma ci sono delle scelte strategiche o dei colpi di Stato, però effettivamente che hanno delle ripercussioni a lungo termine molto importanti. Per questo è importante, come dicevi tu prima, investire in determinati punti, in determinati territori, piuttosto che altri, che un giocatore esperto magari conosce, e un altro invece si fa prendere da altre cose che lo distraggono. Perché effettivamente tenere Esatto. il controllo su un territorio nevralgico, difficile da riprendere. Come può essere appunto un territorio, anche solo sapere che un determinato territorio non ha carte associate. È abbastanza importante, secondo me, perché ti evita di rimanere spiazzato ad un certo punto della partita, perché sei convinto di aver fatto il tuo fortino che ne so, in Israele, poi ti viene la carta israelo-palestinese. Esatto. Sì, bisogna assolutamente conoscere le carte. Infatti, uno dei miei problemi è che, ad esempio, io, vabbè, giocando tanto con l'URSS e giocando spesso con persone non esperte quantomeno, voglio dire brave o meno, ma non esperte, si finisce prima. Io le carte di tarda guerra non le conosco quasi e quindi mi ritrovo e sono veramente devastanti Sì, per l'URSS. E sì, beh, sono beh. eventi che proprio. Se l'URSS non ha 7-8 punti di vantaggio in tarda guerra, è dura, perché Ho gli Stati capito. Uniti possono fare strage. Quindi proprio la bravura del giocatore degli Stati Uniti dovrebbe essere quella di evitare che il giocatore dell'US prenda dei punti strategici e col gergo dei videogiochi snowballi, quindi faccia palla di neve verso mid-game. Esatto, e perché se tu gli lasci, cioè. Tu stasera mi hai lasciato l'Europa, mi hai Sì. lasciato il Sud America, cioè io avevo veramente No, libertà ovunque, quindi. secondo me ha ragione Maledice, il sud-est mi ha fregato alla fine, cioè tu quando hai preso il Vietnam e poi lì non. Io ero chiuso fuori, hai capito? Ero da una parte in Giappone e sotto in Australia, ma non riuscivo più ad entrare al centro, cioè la Cambogia, il Vietnam, cos'è? Taiwan, e da lì non ti ho più schiodato ed erano bei punti quelli là. Poi l'abilità di questo gioco, che è la parte principale, è saper quando giocare gli eventi. Cioè, il dire questa carta, anche se è bella e mia, non la gioco, la butto negli scarti e mi tornerà in mano. L'URSS deve fare tantissimo questo all'inizio, perché siccome si sa che le carte peggioreranno, tu devi buttare carte tue nel mazzo nella speranza che capitino Ok. all'avversario. Se uno ha la tentazione di giocarsele subito, viene fregato. Poi io ti ho tenuto il piano Marshall bloccato. Questa era una Il considerazione che non avevo notato, forse anche perché giocando gli Stati Uniti c'hai sempre un po' l'ansia e devi sempre rincorrere l'altro e non pensi tanto al dopo, sei più a contenere nel momento l'avversario, però questo è effettivamente. l'abilità. Se tu riesci a dare l'impressione cioè se l'avversario deve correre dietro e tu poi nel frattempo prepararti per dopo, è la fine.
Il gioco è digitale, viene dai, io l'ho pagato 6 euro e qualcosa, viene dai 6 ai, no, ai 10 euro di base. C'è su Steam e c'è anche per app, Ah per sì? Per Android e iOS. Sì, Android? sì, sì. Cioè, Però per sul Android. telefonino io non lo giocherei mai, cioè non No, riesci no, a no, leggere su un le carte. tablet Sul grande. tablet sì, su un tablet grande secondo me è giocabile. Io l'ho preso su Io lo Steam. giocavo su un 13 pollici. Quello su Steam gira bene. L'ho preso su Steam, sono soddisfatto dell'acquisto, l'ho pagato a prezzo pieno, ci sta, anche perché comunque con l'intelligenza artificiale ci Ci riesce si a allena giocare. bene. C'è un buon sistema di gestione dell'handicap dove appunto se ci si trova in difficoltà o se si vuole un livello di difficoltà più alto è regolabile. È un gioco molto conosciuto, quindi ci sono anche tanti giocatori, non metto in dubbio che avranno un livello di conoscenza del gioco più alto di un giocatore nabbo come Sì, me, quindi beh, ti arano esatto, se letteralmente. ti colleghi ai server probabilmente ci rimani un po' male, però sì. A livello di interfaccia è molto funzionale. Anche il fatto Sì, di avere è fatta sempre molto sotto bene. controllo tutta la discard è una cosa, quella per esempio che in quello analogico non puoi fare, cioè dovresti andare là a vederti il mazzo, cosa è stato scartato, è uscita questa. Infatti, vai, lavori più di testa e in più c'è da considerare anche il fattore del cosa che c'era? Che ci sono i tasselli che tu puoi mettere nel tabellone per ricordarti gli eventi, quelli fissi. Quindi se cominci a conoscere il gioco, cominci ad avere una visione. Però in digitale non puoi giocare, non puoi applicare l'effetto di una carta, che si può fare solo in analogico, perché dice di battere il Ah dito sì, sul petto dell'avversario. ce l'avevo quella lì. Se Esatto. controlli più territori contesi, prendi due, come gli Stati Uniti, prendi 2 punti vittoria e sì. Esatto. Nector, io devo dire che la mia, che dici che io non leggevo ad alta voce la chat, ma va detto che la chat è da una parte, è su un computer, tanto per dargli l'idea, e il gioco ce l'avevo su un altro schermo per non guardare, e messo tra l'altro in modo tale da non vedere la schermata di Franco. Sì, Quindi. io purtroppo ce l'avevo sul telefono, ma ero completamente preso dalla partita. È la prima live che faccio, quindi piano piano le cose miglioreranno. Adesso dovrò pensare a un'interfaccia anch'io per gestire meglio la chat. Effettivamente, siete stati un po' sacrificati da parte mia in questa partita. Prende, Era troppo preso, il gioco prende troppo. perché c'è tanto da ragionare, c'è tanto da tenere sotto controllo. E sì. È un non so se chiamarlo wargame, perché il termine non è propriamente esatto, dipende dai punti di vista, se si considera la guerra fredda una guerra o meno, quindi è un simulativo di guerra fredda, Beh, però. ci sono le maggioranze, c'è il controllo territorio, Sì, ci non è il classico sono. battaglie, non No, è, non no. sono le battaglie fisiche con le armate, con gli eserciti, però si fanno Però, delle guerre eh nel. sì, però effettivamente la sensazione che dà non è molto friendly, nel senso hai l'impressione di essere testa a testa su un campo di battaglia, anche se effettivamente non è rappresentata dalle carte, ma c'è tensione. È un gioco sicuramente con molta tensione. Che infatti è il pregio più grande del gioco. La guerra fredda ti fa sentire tutta Sì. quell'atmosfera di tensione, di basta o niente per. Su questo è veramente fatto bene. Quindi su Steam si trova, faremo vedere la versione. Io adesso dovrò pubblicare la foto del libro su Facebook, quindi adesso mi metterò a cercarlo, visto che non ti credevi che avevo il che fare di Lenin. Grazie, maledice, Va complimenti. bene, ragazzi. Io a questo punto, questa era Twilight Struggle. La settimana prossima non so cosa porteremo, ma sicuramente qualcos'altro in digitale, visto che Eh sì, questa. Fino alla data di stiamo destinarsi, stiamo qui. accumulando per i giochi non analogici per il fine pandemia. Nel frattempo faremo in digitale. Faremo tutto Grazie, il catalogo dei giochi Salmasis. possibili. Sì, spasiba a voi. E ci vediamo giovedì prossimo a questo punto, non so ancora con che cosa, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine social. Esatto. Ciao. Ciao! Ciao, ciao a tutti.